Diamo adesso subito la parola al padrone di casa, al sindaco di Longarone, Roberto Padelli. Pronto? Mi sentite? Sì, buongiorno a tutti. Mi scuso per il ritardo, mi scuso anche se devo purtroppo di corsissima scappare. Beh, ringrazio ovviamente la Regione Veneto per aver scelto Longarone per organizzare questo incontro. Longarone che è particolarmente legata, come tutti voi saprete, al tema dell'acqua per la sua storia drammatica legata al disastro del Vajont, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario. L'acqua, che è stata la causa della distruzione di Longarone e di altre comunità, sicuramente un tema che anche per noi, per la comunità di Longarone, è sempre di particolare attualità e per quanto riguarda soprattutto il nostro territorio, che va salvaguardato, come sempre dico, anche se sul Longarone il tema dell'acqua è un po' particolare, perché tra le iniziative che abbiamo messo in piedi anche da questa amministrazione in questi ultimi anni, proprio anche quella di utilizzare l'acqua nella cosiddetta centralina del Vajont. Audizioni pubbliche regionali sull'acqua, un acronimo nuovo ma direi ben congeniato, perché rende l'idea di quello che ci apprestiamo a fare e a discutere. Audizione vuol dire innanzitutto ascoltare, audire, quindi sentire quelli che sono i bisogni, le necessità, quelle che sono le preoccupazioni della società civile, delle associazioni, dei portatori interessi, di anche singoli cittadini che comunque volessero esprimersi e avessero qualcosa da dire su questo tema. Quindi un ribaltamento, io direi, epocale. Si parte appunto dall'imposizione per arrivare invece a qualcosa che parte dal basso e che appunto parte dall'ascoltare prima ancora di decidere. Il tema dei laghi, che per noi in realtà per lo più sono bacini idroelettrici, sono nati e sono stati costruiti dalla Sade non tanto per abbellire il Cadore e il Bellunese quanto per produrre energia elettrica. A questi laghi però poi abbiamo chiesto altre cose, abbiamo chiesto di diventare risorsa idrica irrigua per la pianura, abbiamo chiesto a questi laghi di diventare strumento per la laminazione delle piene, per abbassare il picco delle piene. Abbiamo chiesto a questi laghi di diventare attrattiva turistica. Come conciliare questi quattro temi che sono a volte antitetici? Non è facile, questo è un tema sicuramente importante. L'irrigazione, io quest'estate sono stato in vacanza in Egitto, ho avuto la possibilità di visitare anche parte di Israele, ci ha portati a visitare delle serre, delle coltivazioni con la famosa irrigazione ad acqua. Ho fatto il parallelo con la nostra irrigazione della pianura veneta, c'è un mare, per restare in tema d'acqua, di differenza, nel senso che con pochi litri riescono a coltivare quello che noi coltiviamo con ettolitri ed ettolitri d'acqua. Questo è un tema particolarmente importante perché dovremmo immaginare prima o poi di mettere mano al sistema irriguo del Veneto. La difesa idraulica, la ghiaia nei fiumi, nei laghi. Io sono di Valle di Cadore, c'è un bacino idroelettrico, lago che dir si voglia, che aveva una capacità massima di invaso di 4.200.000 metri cubi d'acqua, adesso ha una capacità massima di 300.000 metri cubi d'acqua. I restanti 3.900.000 metri cubi sono diventati cava, o meglio deposito di ghiaia e di limi. Il lago di Pieve di Cadore, il bacino di Pieve di Cadore, originariamente aveva credo una 60 di milioni di metri cubi di capacità massima di invaso, la capacità massima di invaso si è dimezzata, quindi abbiamo circa 30 milioni di ghiaia e di limi. Questo è un altro tema sicuramente fondamentale per la nostra provincia. Le zone industriali, penso a Paludi e penso alla zona industriale di Longarone, visto che siamo qui. Non voglio criticare nessuno, ci mancherebbe, non sono qui per polemizzare, ma abbiamo due zone industriali, le più importanti della provincia, che sono ad altissimo rischio idraulico. Se dovesse tornare un altro 66, speriamo di no, ma purtroppo prima o poi capiterà, la zona industriale di Longarone e quella di Paludi saranno sicuramente sommerse dall'acqua. Questo è un altro tema importante. La strada statale 51 di Alemania, l'avete percorsa per arrivare qui, io l'ho percorsa da nord verso sud, è stata sostanzialmente modificata da una serie di varianti. L'originario tracciato del 1830 ha resistito nei secoli anche alle piene importanti. 15 anni fa, appena realizzata una delle varianti, abbiamo rischiato il disastro perché il Piave, non in piena millenaria, con una piena tutto sommato di modesta entità, è arrivato a lambire il guardrail della variante appena realizzata. Quindi abbiamo fatto delle varianti in pieno alveo. Questo è un altro tema su cui sicuramente sarà opportuno porre qualche domanda a chi l'ha pensata in quel luogo, ma porsi anche qualche
fare anche qualche riflessione sul modo di immaginare le opere pubbliche che a volte non sono in sicurezza rispetto a opere del passato, fatte magari con meno tecnica ma con maggiore buon senso. Le centraline, altro tema fondamentale per la nostra provincia, risorsa o problema? Per alcuni risorsa, per alcuni problema, siamo nella soggettività pura, ma sicuramente problematiche in senso lato. Oppure le centraline virtuose, penso alle centraline degli acquedotti, centraline che non portano, non depaurano alcun corso d'acqua, ma producono energia, producono risorse utili agli enti locali. L'obiettivo di questi nostri incontri, il nostro proprio lavoro di presentazione dossier strategico, è un lavoro un pochino propedeutico, di preparatorio, istruttorio si potrebbe dire, e serve unicamente a tentare di inquadrare le problematiche italiane e poi nella terza audizione venete specificamente nell'ambito di una riflessione, di una valutazione di quali sono le tematiche, le problematiche europee. Partendo dal postulato che ci sembrava scientificamente e politicamente corretto di dire che le problematiche, le soluzioni, le risposte date a livello europeo condizionano in maniera determinante le scelte a livello nazionale e a livello regionale. C'è però da nostra parte, era il Consiglio regionale aveva anche posto in evidenza il processo inverso, nel senso di dire che gli orientamenti, le scelte, le problematiche europee sono anche determinate e influenzate dalle scelte che si fa a livello locale, a livello regionale. Non c'è solo un one way, c'è il return way, nel senso che da parte delle regioni, da parte delle comunità locali c'è una capacità, ci deve essere una capacità di azione per influenzare i processi che poi trovano uno sbocco politico, istituzionale, economico, soprattutto a livello europeo. Ecco per cui vi proponiamo nel secondo dossier di partire dalle quattro agende europee per l'acqua che erano state enucleate in maniera, sai, non dico vaga, ma in una serie di liste nel primo dossier strategico. Oggi invece con il secondo dossier strategico vi proponiamo che dire che se prendiamo le problematiche europee, gli orientamenti europei, le scelte politiche fatte a livello europeo, quindi attraverso anche gli stati membri e attraverso anche le regioni, beh, ci troviamo di fronte a quattro agende. L'Europa dice l'acqua ha quattro agende. C'è l'agenda ambientale, c'è l'agenda della nuova crescita economica sostenibile, c'è l'agenda dei servizi e c'è l'agenda della governanza. Io inizierò brevemente a dare queste cose, quali sono i contenuti principali di questa agenda che hanno influenze sul piano nazionale e sul piano generale regionale. Poi vedremo la terza audizione cosa succede sul piano veneto. Ben inteso, l'obiettivo essendo delle agende, quattro agende, le abbiamo scelte perché ha un obiettivo preciso. L'agenda ambientale dice che bisogna avere uno buono stato ecologico delle risorse idriche al 2027. Voi vi ricordate che la direttiva 4 del 2000 aveva fissato invece il buono stato ecologico da raggiungere il 2015, constatazione di fallimento, nel senso che al 2015, secondo anche le analisi delle previsioni europee, ci sarà solo il 53% delle acque d'Europa che saranno in stato buon ecologico. Quindi significa che abbiamo 47% ancora di tutte le risorse idriche che devono raggiungere l'obiettivo. Ora l'Unione Europea considera il 2027. Questo significa quindi il problema del bilancio idrico, quindi significa il problema delle qualità delle acque, il problema della depurazione delle acque, il problema dell'evitare l'erosione del suolo. Ancora oggi il 30% dei territori agricoli sono classificati a forte erosione idrica e voi sapete che se siamo a forte erosione idrica significa che è un processo irreversibile. Se fosse a erosione idrica media si potrebbe pensare che si arresterebbe il processo di erosione, a forte erosione idrica significa non c'è più quasi più nulla a fare. E poi sappiamo benissimo che a livello europeo l'agenda ambientale pone il problema delle regioni del Mezzogiorno. In un contesto generale delle regioni del Mediterraneo, secondo tutte le previsioni legate ai cambi climatici, le regioni del Mediterraneo saranno sottomesse a processi estremi
di inondazioni seguite da periodi di siccità, e quindi una delle problematiche ambientali dell'Italia e delle regioni italiane per quanto riguarda l'agenda ambientale è il futuro delle regioni del Mezzogiorno e del Mediterraneo. Se il Mediterraneo scoppia, anche noi scoppiamo. Se il Mediterraneo va a problemi, anche noi avremo problemi, anche voi nel Veneto, anche noi nel Belgio, ci avremo problemi. Quindi il problema del Mezzogiorno non è il problema del Mezzogiorno. Ed è questa la prima indicazione da un'agenda europea. Come gestiamo? Per il momento siamo in fase anche critica, perché come sapete la conferenza intergovernativa sull'acqua della comunità Europa Mediterraneo che è stata creata l'anno scorso è fallita, nel senso che doveva essere il grande momento in cui gli europei ritrovano amicizia con i paesi del Mediterraneo per sviluppare un futuro più sostenibile, è fallita, è chiusa. Quindi per il momento è la diplomazia, è la politica, è l'economia, è la cultura del Mediterraneo e dell'acqua sono un po' bloccate. L'altro punto dell'agenda ambientale fondamentale è la città. Io non ve lo metto qui, vi invito a guardare pagina 20-22 del dossier strategico, dove il problema allora delle città sostenibili si pone in maniera assai acuta nel contesto italiano. E l'aneddoto che vi ho raccontato in questo rapporto è di dire che su tutte le città sostenibili che sono state nominate a livello europeo con vari premi, con vari concorsi, con varie selezioni, di tutte le città sostenibili ci sono tante città di tutte, specie del nord, mai una città italiana figura fra le classifiche anche addirittura finali delle città sostenibili. Cioè dire secondo i criteri, i parametri delle agende ambientali europee nessuna città italiana figura fra le più avanzate sul piano della sostenibilità. E invece noi sappiamo benissimo che sono le città che sono il cuore della gestione del territorio. Sono le città che mangiano le risorse del mondo. Non è la campagna, non è la campagna africana, non è la campagna moldava o rumena. Sono le nostre città che mangiano le risorse. L'agenda europea ci dice che il futuro dell'acqua passa da un'economia verde, da una crescita fondata sul paradigma dell'economia verde. Anzi, si uscirà dalla crisi solo se si rinnova il processo di produzione di beni e di servizi all'insegna di un utilizzo della natura sostenibile. Rinnoviamo tutto l'apparato industriale, economico, agricolo, eccetera, terziario del mondo attraverso una economia verde. Noi ora vediamo, e lì abbiamo dato nel rapporto, che l'impronta ecologica non sarà modificata da un'economia verde, anzi rischia che questa impronta ecologica per una fase importante di rilancio sarà ancora superiore. E oggi noi siamo già arrivati al mese di settembre che nel mondo abbiamo esaurito le risorse riproducibili annuali disponibili. È come se voi arrivate al 20 del mese e non avete più il vostro salario, l'avete già mangiato. E le tendenze rischia che noi arriveremo ad aprile che avremo mangiato il salario mensile. E questo noi forse non abbiamo questa sfortuna, ma milioni e milioni di gente anche in Italia oggi si trovano già che al 10 di giorno di un mese non hanno più salario, perché non ce la fanno ad arrivare non solo alla fine del mese, ma ai 15 giorni. Sì, il mio contributo è finalizzato a ricordare brevemente quali sono le caratteristiche dell'agenda europea, perché ci può essere utile dopo per la nostra riflessione a livello, diciamo così, di carattere nazionale. Il servizio idrico quindi rientra tra i servizi di interesse economico generale, che sono alcuni elementi caratterizzanti: l'esistenza di un'offerta di mercato, la redditività, un risultato economico, soprattutto l'obbligo di coprire tutti i costi. C'è un secondo aspetto che ci può essere di interesse nella riflessione che dobbiamo fare oggi. Quali sono gli spazi che l'Europa praticamente in questo momento ci consente? E anche il protocollo di Lisbona ribadisce l'autonomia delle autorità nazionali, regionali e locali nell'organizzazione dei servizi di interesse economico di mercato, i più vicini possibili agli utenti. Questo credo sia un elemento da tenere presente per poter vedere qual è il ruolo che gli enti locali, in modo particolare appunto le regioni, possono svolgere. Il contesto sempre dell'agenda europea ci ricorda che il quadro
di riferimento è quella della direttiva quadro che è stato richiamato, che definisce quindi il servizio idrico di interesse generale, non ne specifica la natura di carattere economico, però di fatto l'applica attraverso il principio del full recovery cost, che comporta la copertura, come abbiamo detto, di tutti i costi del servizio. Quali sono alcuni altri elementi che ci possono essere utili per la riflessione di oggi? Che la direttiva quadro non impone alcun obbligo, lascia agli Stati la massima discrezionalità nell'organizzazione del servizio, consentendo quindi agli stessi anche di poter garantire la copertura degli oneri del servizio. Se uno Stato però opta per una organizzazione economica del servizio in funzione appunto del mercato, allora deve praticamente venire dalla concorrenza, deve rispettare tutte le norme in materia di concorrenza. Quali sono ancora degli altri elementi che abbiamo appreso attraverso queste praticamente audizioni? Abbiamo parlato nella prima edizione del Water Blueprint e praticamente che cosa dice appunto questo importante documento. Qui metto in evidenza alcune riflessioni che possono essere utili appunto per il percorso che vogliamo fare. Purtroppo non c'è nessun riferimento, al concetto che prima veniva ribadito, di acqua come bene comune, di acqua come bene pubblico, di acqua come risorsa pubblica. L'acqua è considerata una merce non come le altre, ma pur sempre resta una merce. E l'acqua, come veniva detto poco fa dal professor Preterla, ha un valore strettamente di scambio, quindi di utilità, quindi è letto in una funzione di un'economia di mercato concorrenziale. E soprattutto, come è stato detto, c'è questo principio di introdurre la monetarizzazione di tutto il ciclo dell'acqua, quindi non soltanto del ciclo della depurazione del trattamento delle acque, come vedremo, ma anche del ciclo dell'acqua che praticamente si ammonta, cioè di dare un valore monetario ad ogni parte praticamente del ciclo dell'acqua. Le future politiche dell'acqua, quindi, così come stanno diciamo così, emergendo, possono poi appunto altri rischi praticamente i quali dobbiamo tenere presente. Le future politiche potranno saranno oggetto di una nuova direttiva quadro su cui si sta già lavorando e questa appunto natino monetarizzazione, come prima vi accennavo, che prevede di dare un valore, un costo appunto ad ogni fase e quindi anche ogni uso praticamente dell'acqua, non solo a monte ma anche a valle, faranno sì che praticamente l'acqua sarà sempre di più considerata un servizio di interesse economico generale, ma di rilevanza economica in tutte le sue varie componenti. Ancora altri elementi che dobbiamo tenere presente nella nostra riflessione. Il mese di ottobre il Parlamento europeo dovrebbe votare questo progetto della direttiva quadro sulle concessioni. Qui il ministro praticamente, cioè il commissario di recente ha detto che una dichiarazione in questi giorni sulla pressione esercitata da una serie di ONG e di reti appunto latino europee che probabilmente l'acqua sarà esclusa, però praticamente non c'è ancora nessuna certezza su come si pronuncerà la commissione e su come si comporteranno praticamente i paesi appunto membri. Il tentativo è quello di dire che anche nelle gestioni di affidamento diretto bisogna fare un modello di concorrenzialità, cioè bisogna che ci siano più soggetti che praticamente concorrono anche nei casi di gestione diretta. Quindi è chiaro, come mi pare è emerso appunto nelle indicazioni di queste audizioni che abbiamo diciamo appunto ecco fatto e anche nel quadro riepilogativo che vi è prima stato fornito dal professor Petrella, che la Commissione europea punta a una liberalizzazione totale dei servizi di interesse generale di rilevanza economica e il servizio idrico e quindi resta ancora praticamente in questa prospettiva, pur avendo i Paesi membri la possibilità, come dicevamo, di legiferare in modo praticamente diverso. Come questo contesto appunto attino, perché è importante nel nostro scenario appunto italiano e nello scenario diciamo così ecco post appunto ecco referendario? Beh, da noi praticamente il servizio idrico, ve lo ricostruisco brevemente, nel dossier trovate questa ricostruzione, inizialmente praticamente era stata affidata ai comuni, quindi era un servizio di interesse pubblico, di interesse generale, riconosciuto proprio come una competenza degli enti locali di dare appunto la gestione diretta dell'accesso all'acqua e anche la copertura appunto di questi servizi sul territorio. Poi con la legge 142 appunto invece si comincia già a introdurre qualche elemento di differenziazione e soprattutto la gestione viene appunto attino sottratta alle competenze dirette degli enti locali, si introducono delle forme appunto diciamo così differenziate e soprattutto le società praticamente di capitale. Questo principio praticamente poi trova sanzione nella legge Galli, che prima è stata ricordata, la quale appunto introduce il concetto di un servizio industriale, vuole gestire cioè appunto il servizio idrico in una logica quindi di efficienza, di economicità, di efficacia, principi che sono poi gli stessi che praticamente la direttiva quadro appunto ha introdotto, ma che si prestano anche ad essere quindi affidati a soggetti che operano con le società di capitale sul mercato e quindi anche ad essere quotate praticamente appunto in borsa. La svolta quindi culturale all'interno della legge appunto Galli va già verso un principio di liberalizzazione e di privatizzazione dei servizi idrici, di fatto praticamente indirettamente introduce, adottando il principio del full recovery cost, il principio della un po' monetarizzazione praticamente del diciamo così servizio idrico. Poi interviene la legge finanziaria, il famoso articolo 35, la quale praticamente quindi introduce il concetto del regime di concorrenza, quindi sposa praticamente alcuni di questi principi orientamenti dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e che la titolarità dei servizi deve essere appunto affidata soltanto a società di capitale, quindi obbligando praticamente i comuni alla chiusura delle aziende speciali o alla riconversione puntatini in società di capitale SPA o SRL. Anziché a dare rispetto alla volontà e all'indirizzo espresso del popolo italiano, hanno cercato di contrastare fortemente lo spirito referendario, il messaggio appunto dato dagli italiani.
attraverso quali modalità? Una prima modalità è stato il tentativo di ridurre l'autonomia finanziaria appunto degli enti locali, soprattutto introducendo i vincoli dei patti di stabilità, proprio con riferimento alle aziende speciali, proprio con riferimento alle gestioni appunto in house. Poi c'è tutto il problema della riduzione delle spese, i problemi dei vincoli nell'assunzione appunto dei dipendenti pubblici, tutte modalità che appunto di fatto non rendono in questo momento i comuni in grado appunto di poter avere un'autonomia per accedere sia ai fondi sia per poter appunto sopportare scelte appunto di ripubblicizzazione o di gestione diretta di questi servizi. C'è poi la ridotta autonomia a livello decisionale. Ricordo che praticamente, mentre prima erano le autorità di ambito che potevano intervenire sulla tariffa, nella determinazione del piano appunto e di investimenti, concorrere quindi appunto direttamente alla gestione delle risorse sul proprio territorio, la riorganizzazione affidata appunto alle regioni, sopprimendo le autorità d'ambito, anche qui un principio che è stato adottato è quello del contenimento dei costi. Vi ricordo praticamente che ad esempio quello che sta succedendo in Grecia e Portogallo, dove addirittura nel caso si debba fare accesso appunto a dei finanziamenti o a richieste di prestiti europei, noi potremmo essere obbligati a mettere sul mercato questi tipi di servizio. Allora, che cosa appunto attiro ultimi elementi anche rispetto appunto alla dimensione delle regioni? C'è tutta la dimensione dei bacini idrografici, anche qui appunto ci sono tutti i vincoli in termini di competitività che prima sono stati ricordati. C'è un problema della dimensione della governance appunto attino, dove probabilmente saranno le regioni più forti che detteranno appunto attino le politiche alle regioni diciamo così appunto più deboli. C'è il problema poi della dimensione finanziaria, che tutti gli enti locali che non rispetteranno gli orientamenti l'uprinto del prossimo appunto direttive quadro non potranno avere accesso ai finanziamenti della Banca Europea e ai finanziamenti di carattere europeo. Come costruire appunto quindi un'agenda, praticamente come fare una riflessione? Ma in primo luogo c'è praticamente il livello nazionale. Sicuramente bisogna appunto costituzionalizzare il diritto all'acqua, forse bisogna approvare una nuova legge quadro che rispetti veramente la volontà popolare, bisogna sicuramente riportare la competenza del servizio idrico e della gestione di tutte le risorse idriche sotto la dimensione politica del Ministero dell'Ambiente, non si può lasciare appunto un'attiva all'autorità per la concorrenza. Ed infine praticamente anche a livello delle regioni ci sono praticamente dei possibili percorsi. Uno ad esempio potrebbe essere appunto quello di chiedere una riforma del 152. Alcune regioni come la regione Statuto Speciali hanno appunto la possibilità di poter accedere a modelli differenziati di gestione del servizio idrico e addirittura appunto di poter continuare a fare una gestione attraverso comunità di valle, aziende speciali, modalità consortili appunto tra più comuni, perché questo non può essere una priorità da estendere anche ad altre appunto latino regioni. Se non si riesce sul fronte della legge, forse le regioni possono appunto rivendicare anche una loro appunto latino autonomia. Da ultimo bisogna farsi sentire anche in Europa. L'adozione già adottata dal Comitato Europeo delle Regioni a sostenere la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e soprattutto questo approccio delle poli regionali in competenza e concorrenzialità tra di loro deve essere qualcosa in cui veramente anche le regioni italiani devono farsi sentire e forse rivendicare una maggiore autonomia in funzione di quel principio che il Trattato di Lisbona consente. E noi pensiamo che ci debbano essere quattro criteri che debbono ispirare il sistema di tariffario. Il primo è il criterio del diritto umano all'acqua. 50 litri, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, sono condizioni necessarie e indispensabili. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 ha detto che ha riconosciuto il diritto umano all'acqua, ora dobbiamo adattare il sistema tariffario al riconoscimento formale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E c'è il diritto umano all'acqua. Questi 50 litri, secondo il diritto umano, il diritto è il potere di rivendicare alla collettività il beneficio di un bene che è essenziale sostituito alla vita. A carico della collettività, quindi i 50 litri a carico della collettività. Per raggiungere una tariffazione, un sistema tariffario dei servizi idrici che sia molto più pluralista e molto più saggia di quante siano oggi i sistemi tariffari vigenti in tutti i paesi d'Europa, nel senso che sono portate a partire dalla direttiva quadro del 2000 e anche con la legge Galli ha una modalità unica, cioè dire c'è una tariffa al consumo, il metro cubo si paga il metro cubo di consumo. E noi pensiamo che ci debbano essere quattro criteri che debbono ispirare il sistema di tariffario. Il primo è il criterio del diritto umano all'acqua. 50 litri, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, sono condizioni necessarie e indispensabili. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 ha detto che ha riconosciuto il diritto umano all'acqua, ora dobbiamo adattare il sistema tariffario al riconoscimento formale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E c'è il diritto umano all'acqua. Questi 50 litri, secondo il diritto umano, il diritto è il potere di rivendicare alla collettività il beneficio di un bene che è essenziale sostituito alla vita. A carico della collettività, quindi i 50 litri a carico della collettività. Poi l'esperienza mostra che almeno in Europa tutti i paesi
più o meno che utilizzano l'acqua in maniera saggia, usano tra i 100, 120, 130 litri al giorno per persona. La Svezia, la Germania, il Belgio, l'Olanda, un pochino di più, l'Inghilterra. Siamo sempre tra i 100, 120 litri. C'è dire che da 50 a 100, 120 litri si tratta di un uso del benessere collettivo, a cui tutti noi abbiamo diritto in un certo senso. Il benessere collettivo deve essere partecipato dai cittadini, ecco perché si propone un livello di canone fisso. Tra i 50 e i 120 litri, siccome tutti abbiamo bisogno di questo benessere, paghiamo un canone fisso, che è una specie di corrispondenza, una specie di redevance, nel senso di dire tu cittadino devi partecipare anche. Tra i 120 litri e i 250 litri, siamo a livello di un benessere individuale. Se tu vuoi la piscina, se tu vuoi fare quattro docce al giorno, non è un benessere collettivo, non è un diritto, è un benessere individuale, va bene, però allora lo paghi, no, lì non sei più un cittadino, paghi a tariffazione progressiva. Poi sappiamo che dopo 250 litri al giorno per persona facciamo un uso delle acque che incidono negativamente sulla capacità naturale di rinnovo dei corpi idrici da cui si preleva l'acqua per usi domestici. Cioè dire più di 250 litri al giorno comincia ad essere nocivo per la natura e blocca la capacità rinnovabile del ciclo naturale delle acque. E voi sapete che l'acqua, a differenza del petrolio, è rinnovabile. Se si blocca la capacità rinnovabile, blocchiamo il sistema idrico. E allora per questo diciamo il criterio non è più quello del benessere individuale, né del benessere collettivo, né del diritto. È il principio della sostenibilità. Non si può fare un uso non sostenibile. E noi sappiamo che dopo 250 litri al giorno per persona di uso, incidiamo in maniera sovente irreparabile sullo stato ecologico dei corpi idrici. Ecco perché proponiamo il divieto. A partire da questo voi troverete nel dossier i grafici che spiegano un pochino questo sistema. E poi allora arriviamo al punto finale dell'agenda europea, che è quella di dire che dobbiamo promuovere un sistema di governance dell'acqua centrato sui portatori di interesse. Questa è una grande scelta che l'Europa ha fatto. L'Europa che ha fatto anche democraticamente, perché il Parlamento europeo ha accettato questo. Quali sono le implicazioni di questa scelta? L'implicazione di questa scelta dice che gli attori chiave delle decisioni in materia di politica europea dell'acqua sono i portatori di interesse. Ma chi sono i portatori di interesse? Cioè, sono soggetti giuridici legittimi, no? L'ente Veneto del Bonifico è un portatore di interesse. Però, secondo questa logica, anche l'assessorato regionale per l'agricoltura è un portatore di interesse. E permettetemi di ricordarvelo, se non lo sapete, che anche il consiglio regionale del Veneto è un portatore di interesse, secondo questa logica. E quindi ci abbiamo in questo contesto dei portatori di interesse che sia pubblico, che sia privato, che sia cooperativo, che sia orientamento di profitto, tutti siamo portatori di interesse, di interesse corporativo. E non c'è un Parlamento dei portatori di interesse, perché i parlamenti ci sono già. Il Parlamento europeo in questo contesto non è che un portatore di interesse. Lo Stato Italia è un portatore di interesse, come è portatore di interesse la BASF, la più grande chimica tedesca. E la grande chimica tedesca, nel contesto della governance dell'acqua a livello europeo, ha lo stesso diritto di decisione che lo Stato italiano. E la Federazione Europea degli Agricoltori ha lo stesso diritto che il governo danese. Questo è il concetto di portatore di interesse. Per questo l'indicazione mi sono permesso di dire addio democrazia. Sono temi, ciascuno può avere le sue opinioni, però sono temi. Se invece l'elemento centrale diventa la monetarizzazione dell'acqua,
e altre conoscenze che valgono. Inventare i modelli di governo dei nessi acqua, agricoltura, alimentazione, energia, salute, casa, trasporto. Abbiamo strumenti oggi di farlo? E credo che per il momento la constatazione che noi abbiamo fatto nei due dossier precedenti, nel primo e ora nel secondo, è che le nostre società, e in particolare in Italia, non si sono dati gli elementi, i dispositivi amministrativi istituzionali, gli elementi legislativi per governare il nesso tra acqua, agricoltura, energia, eccetera. Siamo sempre in una logica che ciascuno tenta di tirare il meglio dalle risorse idriche disponibili, ciascuno pretendendo che la sua utilizzazione delle risorse idriche disponibili sia il migliore uso ottimale. La città allora qui diventa importante. Rosario ricordava che se seguiamo le disposizioni attuali europee è l'autonomia dei comuni e delle città messa a dura prova. Ma se sono le città non sostenibili che sono la causa principale della non sostenibilità dell'uso attuale delle acque e le città non hanno autonomia né finanziaria né programmatica né normativa, che si fa? È chiaro che nella terza audizione ci troveremo che Berluno fa la sua politica, Vicenza fa la sua, Verona fa la sua, Venezia fa la sua e ciascuno cercherà di difendere la propria città. In un contesto allora di gestione eventualmente multi-utilities del nord Italia, est, ovest, nord, eccetera, però la città dove fa? Diventano allora i consigli di amministrazione di queste multi-utilities che determinano, mica le città. Quinto linea, l'acqua deve essere un paradigma nuovo di servizi di prossimità. Non possiamo deterritorializzare la vita, non possiamo deterritorializzare l'agricoltura, non possiamo deterritorializzare il commercio dei beni agricoli, non possiamo deterritorializzare la ricerca. È inutile comprare la ricerca a Eindhoven su sapere quali metodi meglio per gestire in produttività idrica, perché l'università agricola Eindhoven è più sviluppata di tutte le altre. Devo comprare le loro conoscenze. O devo comprare l'acquedotto pugliese per la gestione del trattamento delle acque reflue? Si può organizzare in un'altra maniera. E quindi ecco, dobbiamo continuare ad andare verso la demonetizzazione dell'acqua, verso la monetizzazione dell'acqua? In che misura si può demonetizzare la vita? E l'acqua? Perché dobbiamo sempre monetizzare anche l'acqua? Siamo una società che ormai inevitabilmente deve monetizzare tutti i rapporti umani. Ci sono anche forme cooperative non monetarizzabili. Settimo, come si può organizzare un'economia dell'acqua, finanza compreso, a servizio per l'appunto del diritto all'acqua, del benessere collettivo, del benessere individuale e della sostenibilità dei sistemi acquatici? E finalmente, qual è la capacità di futuro che diamo ai cittadini veneti? Oppure pensiamo che siamo solo noi l'elite oligarchica, che abbiamo le conoscenze, che abbiamo il potere, che abbiamo le risorse, che abbiamo la finanza, che abbiamo l'esperienza? Prevediamo per il futuro al 2027 che nel Veneto si applicano sistemi dove la gente, i cittadini hanno partecipato a fare capacità di futuro con il Veneto? Manuel Benica, rappresentante degli agricoltori, in questo caso esponente della Coldiretti. Mi scuserò se farò alcune sottolineature sulla situazione veneta perché pur concordando su un approccio generale che è fondamentale, però ci sono alcune cose che come mondo agricolo è opportuno sottolineare. Suddividendo la questione acqua sotto due aspetti ovviamente interconnessi, quantità e qualità, vorrei dire che la situazione a livello regionale presenta dei punti critici legati al fatto che alcuni ambiti non sono strutturati in maniera adeguata per il discorso irriguo. La cosa può sembrare, diciamo così, quasi paradossale, visto che spesso a questo settore viene imputato un consumo
però noi non riteniamo sia un consumo, riteniamo che sia un uso, perché l'acqua poi viene normalmente restituita in maniera adeguata, un consumo eccessivo. In realtà, se guardiamo bene, noi abbiamo ampi ambiti della pianura che possono fruire solamente di irrigazioni di soccorso, e qualora questa irrigazione di soccorso non sia supportata, diciamo così, da una buona annata, l'acqua semplicemente non c'è. Lo scorso anno, con la siccità, tutto questo si è palesato in maniera drammatica. Spesso questo significa anche sicurezza alimentare, perché una scarsità d'acqua significa a volte, vedi il caso aflatossina del mais, a volte anche una cattiva qualità, una qualità insufficiente dei prodotti, per cui dotare ambiti importanti del Veneto di quantitativi d'acqua significa creare le condizioni per il lavoro, per la sicurezza alimentare. Mi atterrò, contrariamente a quanto ha fatto il collega, al documento redatto dal professor Pertarella, e perché sono convinto che, insomma, se qui facciamo un attimino un'analisi della documentazione consegnata, rimaniamo su quello, poi a parte ci troveremo a scrivere, quindi quello credo sia la cosa più importante. Mi scusa se rimango in un settore che noi stiamo seguendo in questo momento, quindi la linea 3 e la linea 4. Analizzando il secondo documento strategico sottoposto a tutte le parti, si evincono alcuni punti che sono stati e sono in questo momento molto seguiti dal Confartigianato del Veneto e da tutto l'artigianato. Uno fra tutti è sicuramente il tema del territorio e quindi delle città. È descritto con il concetto di smart city nel documento, o meglio col concetto di città sostenibile. L'artigianato ha sempre visto nella città sostenibile il punto di partenza per un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di abitare e anche un modo di rilanciare l'economia. In verità, una città intesa come smart cities, l'ha detto anche il professore, deve essere ancora di fatto costruita in toto. Nel fare questo, chiaramente, si guarda più all'aspetto del costruire, e quindi del risparmio energetico, e non a quello dell'acqua. Ma dal nostro punto di vista, una valorizzazione dell'acqua all'interno della città intelligente e orientata alla sostenibilità deve necessariamente essere valutata. Bisogna quindi prestare attenzione al fatto che parlare di energie rinnovabili non può considerarsi un concetto separato dal corretto uso dell'acqua. Detto questo, però, non condividiamo del tutto la negatività di alcune risorse rinnovabili come la biomassa, ce n'è un accenno nel documento, o meglio, riteniamo utile adottare tutte le energie rinnovabili possibili sul territorio del Veneto. È vero che troppi impianti a biomassa risultano negativi da un punto di vista della sostenibilità. Pensare infatti di creare degli impianti che devono necessariamente essere alimentati a biomassa e quindi creare delle biomasse sull'esigenza di far funzionare gli impianti non è una cosa intelligente, no? Ma impianti a biomassa devono essere utilizzati lì dove possono servire a recuperare un prodotto della natura, recuperando contemporaneamente anche molta energia. Pertanto utilizzare le risorse rinnovabili è fondamentale, ma ciò non deve compromettere il territorio. Non vanno quindi compromesse tutte quelle finalità per cui le rinnovabili vengono utilizzate. Un sistema integrato di gestione dei trasporti, dell'energia, dei rifiuti e dell'acqua sono fondamentali per il futuro della nostra città e quindi anche del Veneto. Va affrontato comunque poi l'aspetto economico, secondo noi, del valore dell'acqua, che è sicuramente un bene comune, ma comporta sempre il problema della gestione del servizio e quindi anche la gestione delle infrastrutture che permettono a tutti di avere l'acqua. Per quanto riguarda la tariffazione proposta nel documento, a seconda dei litri utilizzati, siamo un po' scettici, in quanto vorremmo sapere il parere della Regione su questo sistema, che applica un'aliquota a seconda del criterio e dei litri consumati. Non l'abbiamo mai utilizzato, per cui bisogna sedersi intorno a tavola e capire. Resta però il fatto che per riuscire a creare infrastrutture occorrono risorse. Pertanto, molto probabilmente la Regione Veneto, seguendo l'indirizzo europeo e fissando quindi il costo per l'utilizzo dell'acqua, va a cercare di dare una risposta a quel fabbisogno infrastrutturale che la Regione necessariamente ha. Diversamente, facendo pagare meno l'acqua, la Regione sarebbe poi costretta a imporre nuovi oneri, tasse sugli utenti necessari per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica. Quindi il problema sostanziale è che i soldi non ci sono e in qualche modo vanno sicuramente trovati. A conclusione, rimaniamo a disposizione della Regione Veneto per sviluppare insieme, allo stesso modo come stiamo facendo con il piano di tutela delle acque,
politiche uniche ed efficaci per tutelare i beni più preziosi che abbiamo e che vedremo anche nel prossimo incontro, il territorio e le sue acque. Vi ringrazio. Sono Schiavinato, Ufficio Studi Confcommercio Veneto. Vengo subito dunque. Il mio intervento si focalizza principalmente su due riflessioni. La prima riguarda il concetto di stabilità economica e dei prezzi. La seconda invece riguarda il concetto di impermeabilizzazione del suolo e la necessità di strumenti urbanistici certi e stringenti per il governo del territorio. Affrontiamo subito il primo punto. Sembra apparire tra le pieghe delle agende, dei progetti e delle varie intenzioni un interessamento dell'area business di alto livello nei confronti dell'affare dell'acqua, della privatizzazione dell'acqua. D'altronde ormai l'acqua è stata, ormai gradualmente assume sempre di più la connotazione di bene economico generale e quindi aperta al mercato. Soggetti interessati ad entrare in questo business sono principalmente i grossi gruppi internazionali, multinazionali, privati, le banche centrali, soggetti che comunque hanno come mission la concorrenza, il profitto, il dominio dei mercati, che qualche volta hanno avuto come come conseguenza ultima la predazione delle risorse del pianeta. Gli argomenti a sostegno delle privatizzazioni sono gli argomenti che hanno sostenuto quasi tutte le privatizzazioni: l'offerta di un servizio migliore, l'efficienza. Ecco, sull'efficienza vorrei fare una parentesi: se come leva si usa l'inefficienza del servizio pubblico come trampolino di lancio della privatizzazione, ecco, insomma, questo a volte potrebbe anche suscitare qualche perplessità. Senza voler essere catastrofici, comunque ci sono delle considerazioni da fare ogni volta che soggetti dell'area business di altro livello entrano a gestire un prodotto che sia a livello nazionale o internazionale. Sono meccanismi che non sempre si verificano, ma meccanismi e criticità non sempre si verificano, ma c'è la possibilità che si verifichino. Il primo meccanismo riguarda la rarità del prodotto, nel senso che più un prodotto è raro, più è prezioso, più viene venduto a maggior prezzo. E quindi non è nell'interesse di un eventuale gestore nazionale, internazionale, che ve ne sia in abbondanza per tutti, o anzi, mi correggo, non ve ne sia in abbondanza sul mercato. Secondo meccanismo è quello della dipendenza dal fornitore. Questo potrebbe conseguire che se un'area o una zona ha la possibilità di produrre, tra virgolette, acqua in autonomia e sganciarsi dal fornitore, ecco che un fornitore di livello internazionale e nazionale potrebbe anche promuovere delle azioni per impedire questa autonomia, questa indipendenza. Rarità del prodotto, dipendenza dal fornitore, sono meccanismi che si verificano in questi casi. Un terzo elemento che potrebbe essere critico o comunque oggetto di riflessione è la possibilità del legame con lo strumento finanziario. Uno strumento finanziario che potrebbe anche avere caratteristiche non stabili e quindi influenzare politiche e prezzi. Un altro elemento che spesso si verifica in questi casi può non piacere, ma è l'infiltrazione delle ecomafie. Anche questo da tenere presente. Ormai l'ecomafia in Italia ha un buon livello di infiltrazione nel ciclo del cemento e nel ciclo dei rifiuti. Ha un giro d'affari di circa 16 miliardi di euro. Ecco che la privatizzazione dell'acqua potrebbe essere considerata da alcuni soggetti anche come un nuovo ramo d'azienda. Il quinto punto critico è la progressiva perdita della connotazione dell'utente di cittadino. Cioè,
si passa da una connotazione da cittadino a una connotazione di consumatore. Non è una differenza da poco, perché un cittadino si può sempre relazionare con la politica in qualche modo, o personalmente o comunque attraverso le proprie associazioni, cittadino o comunque azienda. La vedo un po' più difficile relazionarsi con una multinazionale internazionale privata, e spesso non ci riescono nemmeno i governi. Questi sono cinque elementi di riflessione che comunque devono essere tenuti in considerazione non tanto nell'operazione business particolare, ma prendendo in considerazione il sistema economico nel suo complesso. Un sistema economico per crescere, il nostro sistema economico ha bisogno di crescere, ha bisogno di un elemento, la stabilità. In questo momento abbiamo un sistema economico che può dirsi anche un po' malato, e per crescere ha bisogno di stabilità e di protezione. E allora c'è da farsi una domanda: se l'ingresso di determinati soggetti multinazionali, internazionali, privati nell'affare dell'acqua può essere considerato un elemento di stabilità o un elemento di instabilità? È una considerazione che va fatta, anche perché, come abbiamo potuto osservare, riferendosi al concetto del contenuto virtuale dell'acqua, una monetarizzazione dell'acqua mi va a influire su tutto quanto il sistema economico, non solo produttivo, ma anche nel sistema dei prezzi, nel sistema dell'equilibrio dei prezzi. E questo è un elemento molto importante da considerare. E quindi si può considerare se quei 62 miliardi di euro necessari a, diciamo, mettere a posto tutto il sistema idrico nazionale non possono essere considerati dallo Stato invece come un investimento, un ottimo investimento per la stabilità economica del Paese e anche, per certi versi, per un consolidamento della sovranità nazionale. Sono aspetti che comunque vanno tenuti presente. Quindi vi sono aspetti molto critici non appena si passa da una visione settoriale a una visione, diciamo, generale della privatizzazione dell'acqua nel sistema economico. Il giro d'affari c'è, sicuramente, anche perché se ricordiamo all'epoca del referendum si vociferava nei vari blog che la Francia era disposta a rinunciare all'affare del nucleare in cambio dell'affare dell'acqua. Sono voci, poi non si sa se siano vere o no, ma comunque dà il peso dell'aspettativa di business che c'è dietro la privatizzazione dell'acqua da parte di determinati gruppi. Concludendo, penso che un buon sistema politico con un buon sistema dirigenziale possa fare lo stesso buon lavoro di una multinazionale internazionale privata, con qualche garanzia in più per il sistema economico, per il sistema dei prezzi, per le aziende e anche per il cittadino. E questa è la riflessione che c'è dietro il concetto di stabilità economica legata all'acqua. Buongiorno a tutti. Prima di tutto devo dire, trovo che sia un'ottima iniziativa quella, come si diceva prima, di partire dal basso, comunque partire da un documento di discussione e poi utilizzarlo come stimolo per sviluppare delle idee e poi alla fine, assolutamente ovvio, anche delle decisioni prima o poi. Quindi questo è un primo elemento, secondo me, molto positivo di oggi, della volta precedente e di quella che verrà. In 8 minuti vorrei semplicemente condividere con voi alcuni messaggi. Il primo riguarda sicuramente il rischio che abbiamo sempre quando parliamo di acqua di fare delle semplificazioni e di considerare l'acqua come se fosse un corpo unico, una cosa indistinta. Questo non è assolutamente vero. L'acqua si differenzia nel tempo e nello spazio in maniere sostanziali. Quindi
Quando parliamo di acqua dobbiamo sempre parlare di un sistema complesso, dobbiamo precisare di che acqua stiamo parlando, quando, dove, a monte, a valle, e quindi avere la capacità di gestire questa complessità. Se noi facciamo una semplificazione di tutto questo, consideriamo l'acqua come X metri cubi da gestire in un certo modo, da dargli un certo prezzo o non dargli un certo prezzo, commettiamo un errore clamoroso, perché perdiamo qualsiasi possibilità di gestione sostanzialmente di questa risorsa. Quindi io starei sempre molto attento all'utilizzo di slogan, che oggi abbiamo parlato molto di monetizzazione, monetarizzazione. Anche qua, a mio avviso, è molto pericoloso dargli, mi pare che si dia una, spesso un'accezione esclusivamente negativa. Allora, è chiaro che se noi pensiamo che l'acqua debba avere un valore sempre, comunque, in qualsiasi situazione, qualsiasi volume di acqua debba essere pagato ad un certo prezzo, questo è assolutamente una cosa assurda, però uscire completamente da una logica economica per la gestione dell'acqua sarebbe un errore altrettanto grave, ed è sicuramente perlomeno una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. Quindi dobbiamo sempre perlomeno fare una grande attenzione, a mio avviso, alla comunicazione che noi facciamo sull'acqua. Io ho una formazione agronomica, quindi diciamo una formazione tecnica di base. Quando sono sempre molto affascinato dall'utilizzo di quegli indici tipo impronta idrica, acqua virtuale, eccetera, hanno un'estrema capacità comunicativa. Magari l'acqua virtuale o l'impronta idrica, di volta in volta noi dal punto di vista agronomico facevamo semplicemente delle stime che su io dei fabbisogni irrigui piuttosto che dell'evapotraspirazione o di altro. Quando però noi utilizziamo questi messaggi, che sono sicuramente molto più efficaci di quelli prettamente tecnici, e andiamo a dire 13.000 litri per un chilo di carne, eccetera, dobbiamo capire anche che uso vogliamo fare di queste cose. Perché un conto è dare un messaggio generico che, fate attenzione, quando mangiamo un chilo di carne c'è nascosto dietro un sacco di acqua. Un conto è utilizzarlo invece, sicuramente per esempio non come base per una valutazione economica, ma anche per esempio stiamo attenti quando questo discorso, cioè Tony Allen l'aveva proposto 25 anni fa quasi ormai, questa cosa dell'acqua virtuale. In tutti i paesi a scarsità idrica parlare di acqua virtuale è una cosa che sconsiglio di fare a chiunque, perché cosa vuol dire? Che sostanzialmente, facilmente, dietro questo concetto ci sta il fatto di dire: voi in Egitto abbandonate l'uso dell'acqua fossile o comprate le derrate alimentari dal Canada o dall'Australia. E questo è altrettanto un messaggio estremamente pericoloso, perché questo significava e avrebbe significato e significherà in futuro la distruzione completa di sistemi sociali, come è avvenuto in parte con la primavera araba a causa proprio degli sbalzi dei prezzi delle agricoltural commodities, dei beni agricoli. E se noi imponiamo quindi a degli stati di dipendere completamente dall'estero, cerchiamo di convincere di farlo, cosa che dubito faranno mai, andiamo chiaramente a introdurre invece instabilità nel sistema invece di introdurre chiarezza e capacità di gestione. Quindi la comunicazione nel campo dell'acqua, secondo me, è una delle cose che dobbiamo fare sempre con maggiore cura, e non dimenticarci mai appunto di come usiamo che cosa, per dare che messaggi e soprattutto alla fine per prendere che decisioni, che è, secondo me, deve essere sempre la nostra ambizione finale. Quindi soluzioni semplici non ne esistono. Un conto è parlare di mercato dell'acqua, un conto è parlare di monetizzazione. La monetizzazione, se la intendiamo per esempio come strumento di valutazione, può essere uno strumento assolutamente utile. Io per prendere una decisione devo cercare di capire quanto può valere una certa cosa e dopo dovrò decidere. È chiaro che la cosa più stupida che potrei fare è quella di tirare semplicemente una riga a costi-benefici calcolati semplicemente su una base di un prezzo unico, un valore unico, addirittura un prezzo. Altra sottolineatura: un conto è dare un valore, un conto è utilizzare quel valore per stabilire il prezzo poi dell'acqua, sono due cose assolutamente diverse. Però dicevo, sono anche qui cose che possono servire e possono essere utilizzate in maniera utile o distorta di volta in volta. Scappare completamente, cercare di portare l'acqua completamente al di fuori di un contesto economico sarebbe una cosa sicuramente perdente, non la si può fare.
cercare di nascondersi dietro un dito e dire che l'acqua non deve avere un valore è a mio avviso altrettanto sciocco. Quindi anche qui, venendo ovviamente anche da un mondo universitario, quello che dobbiamo cercare di fare è fare l'uso migliore di ciò che conosciamo, quindi instaurare delle efficaci anche comunicazioni fra il mondo scientifico e il mondo della politica e delle decisioni. Per chiudere alcuni ulteriori spunti, così come l'acqua non è un volume indifferenziato di acqua tutto uguale, e così come l'acqua, secondo la sua qualità, quantità, di come appare, quando, può avere usi diversi e l'uso efficiente può essere di volta in volta diverso, così anche a livello di territori il metro di giudizio che io adotto non può essere lo stesso. Io non posso stabilire una certa quota, un certo numero che debba valere in Sicilia come deve valere nel Bellunese. Ci sono valori proprio che noi diamo all'acqua nelle diverse situazioni geografiche, territoriali e culturali che sono diverse, e dobbiamo avere la capacità di tener conto di questi valori. Se poi questi valori li vogliamo anche trasferire in qualcosa che sia espresso in euro, può servire, può essere utile, può essere una cosa da fare, però ripeto, assolutamente non voglio dare questo messaggio di necessità, anche se vengono da un dipartimento di economia, di necessità di monetizzare qualsiasi cosa, però in molti casi questa è assolutamente una cosa importante da fare per conoscere il valore delle cose. Io sono professore all'Università di Padova, ma sono qui a titolo personale, quindi quello che dirò è semplicemente il pensiero di Luigi Dal Paus, che non è certamente il pensiero del mio rettore. Quando ho partecipato a Padova al primo incontro, dissi che ero andato con la certezza di sentire che tutti avrebbero dichiarato il loro amore per l'acqua, e me ne sono venuto via con la preoccupazione di essermi accorto che tutti si considerano santi protettori dell'acqua, e questo mi sembra un po' eccessivo. Sono venuto qui quindi carico di preoccupazioni, e oggi le mie preoccupazioni sono ulteriormente cresciute, perché trovo positiva l'indicazione di quelle quattro agende da parte dell'Unione Europea, ma trovo eccessivo il peso che si vuol dare all'agenda dei servizi, che riguarda certamente un settore importante nell'uso dell'acqua, ma un settore, ahimè, tutto sommato limitato. Sarei invece stato molto più contento se la prima agenda, quella dell'ambiente, avesse trovato grande spazio, perché è là che si risolve il problema. È nel rapporto fra ambiente e acqua, che poi credo siano due fattori non disgiungibili, che si può fare un passo avanti. No? L'ha ricordato nell'introduzione chi ci ha avviato a questo convegno, quanto sia grave la situazione del sistema naturale idrico, ed è su quello che bisogna intervenire. Io direi che lì sotto dobbiamo, non ripartiamo dai fiumi, ridiamo acqua ai fiumi, perché questa è la questione fondamentale. Io ho anche, non voglio criticare né osservare sulle opinioni che sono state espresse, però quando sento parlare di centraline, nuove centraline, ma santo cielo, io pensavo che il passo da fare fosse un passo indietro. Riesaminiamo quella che è stata la situazione e rivalutiamo anche come siamo arrivati a questa situazione, perché purtroppo ci si dimentica di questi fatti, mentre il passato serve per non commettere gli stessi errori nel futuro. E ahimè, nel caso dell'acqua, in Italia, nel Veneto e in questa provincia in particolare, si sono commessi degli errori madornali che sono sotto gli occhi di tutti e che però molti non vogliono vedere e continuano a non voler vedere. E quindi da questa situazione, secondo me, professor Petrella, che bisognerebbe partire, no? Perché lei dice, giusto, io condivido, sopra i 250 litri al secondo vietato consumare
ulteriore acqua, ma direi anche sopra questa portata per ciascun fiume vietato derivare ulteriore acqua, perché altrimenti noi parliamo dell'ambiente, lo vogliamo difendere, ci riempiamo la bocca, ma poi nei fatti neghiamo tutto quello che diciamo. Io ho molte perplessità sulla terza agenda, su questo vantaggio che potrebbe avere la nostra società da queste iniziative nel campo dell'economia verde. Eh sì, in futuro e in prospettiva tutti vorremmo che fosse così, ma oggi come oggi la vedo mal definita la questione. E vorrei invece spendere il mio ultimo tempo sul quarto punto, che trovo pericolosissimo. Io penso che le nebbie di Bruxelles abbiano non solo obnubilato la mente di chi rappresenta politicamente i popoli europei, ma anche e soprattutto dei tecnici che li assistono. Io, chi di noi non accetta l'idea che tutti siamo portatori di interessi? Ma fatta questa dichiarazione, dobbiamo domandarci, ma chi di noi effettivamente sarà in grado di manifestare e di portare a chi di dovere l'interesse che rappresenta? I soliti noti. Una volta si chiamavano lobby economiche, adesso li chiamiamo con molta più educazione portatori di interesse, ma io penso che il cittadino comune abbia serie difficoltà a far valere la sua posizione in questo campo. E ho l'impressione che, cambiato il nome, portatori di interesse invece che lobby idroelettrica, lobby agraria e così via, si ricada nella stessa situazione. E allora, io non sono esperto in questo campo, perché ahimè sono un ingegnere, poi anche un ingegnere che si interessa di una fettina particolare dell'ingegneria, che è quella dell'acqua, però mi piacerebbe che su quella quarta agenda si riflettesse un po', perché ho l'impressione che sia un assist fornito ai soliti noti. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Come Centro Civiltà dell'Acqua vogliamo ribadire la curiosa e clamorosa assenza su questo tavolo degli enti gestori del servizio idrico integrato. Per fare alcuni nomi, Veritas, Alto Trevigiano Servizi, ETRA, e assieme a questi dei consigli di bacino, già autorità di ambito territoriale ottimale. Se l'obiettivo di queste audizioni, infatti, è costruire una base partecipata e condivisa per le future politiche di governo dell'acqua in Veneto, se una delle parole chiave, dossier Petrella, è quella di acqua come bene comune, e dunque necessariamente di governo pubblico e trasparente dell'acqua, così come emerso chiaramente anche dal voto referendario contro la privatizzazione del servizio idrico integrato, allora ci siamo chiesti come è possibile raggiungere un risultato credibile con queste audizioni senza allargare l'invito, senza includere in questo tavolo anche i contributi e i pareri degli enti gestori del servizio idrico integrato. Come si può, in altre parole, dimenticare il valore dell'esperienza di quanti hanno gestito o hanno ereditato la gestione decennale, per lo più pubblica ed efficiente in questa regione, del servizio acquedottistico e della depurazione delle acque? Gli ATO, oggi consigli di bacino, hanno al loro interno e hanno avuto dei meccanismi di rappresentatività democratica che non possono essere obliterati. Il rischio dunque è che la validità di questo impianto metodologico venga inficiato da questi pareri, dall'assenza di questi contributi.
Come Centro Civiltà dell'Acqua ci è sembrato doveroso sottolineare questo aspetto. Ciò è emerso formalmente dalla nostra assemblea dei soci, tra cui abbiamo anche 3 enti gestori del servizio idrico integrato e un ATO, anche per un altro motivo. Nel novembre del 2011, un anno e mezzo fa dunque, subito dopo i risultati del referendum, abbiamo chiesto e ottenuto come centro un incontro con l'assessore Conte, proprio per farci portavoci di una proposta che vedeva negli enti gestori del servizio idrico integrato e nelle ATO i protagonisti con la regione del futuro assetto per il governo pubblico del servizio acquedottistico. Abbiamo proposto un tavolo tecnico con delle proposte che risolvesse alcune delle criticità note con qualificati contributi tecnici, con proposte concrete e operative, in sintonia, dove possibile, con i risultati referendari e con i principi di partecipazione. Abbiamo dunque inteso valorizzare chi per anni ha concretamente gestito il bene pubblico. In un anno e mezzo molta acqua è passata sotto i ponti, oggi alcune decisioni come quelle sulle tariffe ci cadono dall'alto, senza possibilità di decidere, né per noi né per la Regione Veneto. Oggi inoltre siamo in un contesto di tendenza alle macroaggregazioni multinazionali, in cui c'è il pericolo di una clamorosa esclusione di rapporti diretti con le comunità locali. Dunque proponiamo che si stabilisca all'interno anche di queste audizioni regionali, per il terzo incontro, un gruppo operativo, un gruppo di lavoro che includa gli enti gestori del servizio idrico integrato. Auspichiamo che in APRA 3 ci siano proposte operative proprio da parte loro e crediamo che questa sia un punto di vista ineludibile, proprio perché noi possiamo stare qui giorni, anni a discutere di teorie, ma se non partiamo dall'esperienza accumulata negli anni di chi lo ha gestito il servizio pubblico acquedottistico, commettiamo un grave errore. E in questo senso credo sia doveroso citare Elinor Ostrom, premio Nobel all'economia 3 anni fa, in cui, quando parla di governo dei beni comuni, o meglio di governo dei beni collettivi, ci ricorda come la sopravvivenza per secoli delle forme più interessanti, delle forme storiche più interessanti di gestione dei beni collettivi, si sia verificato attraverso un processo di trial and error, lei dice, di sbagli, di compensazioni, di aggiustamenti. E quindi su questi principi di elasticità e flessibilità, anche nella gestione nella gestione amministrativa del servizio idrico integrato, crediamo sia necessario e doveroso avvalersi dell'esperienza di questi ultimi 40-50 anni. Vi sono altri 2 aspetti che vorrei ricordare e brevemente mi avvio alle conclusioni. Il primo riguarda gli aspetti finanziari e gli investimenti. E qui non voglio parlare di tariffa, ma di aspetti finanziari e di investimenti. Vanno ribaditi i principi di pubblicità e di trasparenza che finora hanno consentito di gestire il servizio idrico integrato. Va valorizzato il ruolo svolto dagli enti locali, che in questo tavolo forse sono pure assenti. E qui non voglio dilungarmi, ma sulle incertezze che si profilano con la determinazione delle tariffe da parte dell'autorità centrale, autorità per l'energia elettrica e il gas, si generano numerose criticità. Qui non entro nei dettagli perché non c'è tempo, ma crediamo che sia necessario avviare un gruppo di lavoro per individuare queste criticità e fare delle proposte alternative. In futuro ci troveremo con degli enti che gestiscono i servizi acquedottistici che non avranno più la possibilità di investire dove vogliono sulle criticità, se l'acqua è inquinata ad esempio, e quindi con opportune depurazioni. Il secondo, o meglio il terzo aspetto, senza drammatizzare, ma richiamandomi a quanto già
sottolineato dal professor Dalpaus, è che noi non ricorderemo mai abbastanza qual è la gravità delle questioni ambientali, sulle quali c'è da preoccuparsi, crediamo. C'è da preoccuparsi seriamente. In questo contesto, il ruolo della Regione nella tutela della qualità delle acque, in un contesto che delega sempre di più a livello nazionale e in un contesto di crescente scarsità del bene acqua, il ruolo della Regione è fondamentale. Non possiamo aspettarci che tutto venga fatto a livello nazionale. E anche qui, senza dilungarmi su troppi eventi, porterò solo un esempio, un dato che emerge dal rapporto dell'ISPRA, rapporto del 2013, sulla qualità delle acque sotterranee. Il livello di atrazina è aumentato esponenzialmente in questi ultimi anni. L'atrazina, come sapete, è una sostanza vietata da 20 anni. Vietata da 20 anni. Ciò significa che al di là di ogni previsione scientifica, possiamo dire, qualcosa è sfuggito. Ecco dunque come interpretare e vedere certe politiche europee che ci invitano a pensare in modo più lungimirante, in termini di prevenzione e in termini di adottare un sano principio di precauzione. Non possiamo prevedere tutto, non siamo infallibili. Ogni teoria ha i suoi limiti. È altrettanto evidente che i livelli attuali di inquinamento negli acquiferi non possono sopportare ulteriori abusi. Dobbiamo contemperare questa esigenza alle necessità produttive. Dobbiamo parlare di governo delle acque considerando entrambi questi aspetti. Un altro dato, ARPA 2010, parlava della qualità delle nostre acque sotterranee, evidenziando come un terzo delle acque sotterranee è ormai irrimediabilmente compromesso, un terzo in discreto stato e un terzo in buono stato. Possiamo forse fare un'analisi sulla qualità delle acque, quello che era 50 anni fa, e chiederci dunque cosa stiamo lasciando alle future generazioni. Chiederci se delle politiche improntate a uno sviluppo a breve termine, in 50 anni o in 60, possono in qualche modo compromettere dei beni che hanno un valore temporale molto maggiore. Dobbiamo dunque chiederci se questo sviluppo che stiamo proponendo sia un esempio di civiltà dell'acqua. Noi crediamo che chi ci ha preceduto, i nostri predecessori, i nostri nonni per intenderci, ci abbiano lasciato dei grandi esempi di civiltà dell'acqua, con la C maiuscola. Dobbiamo chiederci se anche oggi noi stiamo facendo altrettanto per le generazioni future. Grazie. Sono assolutamente onorato di essere stato collocato erroneamente tra il Monastero e l'Acqua Bene Comune, peraltro nel quale mi riconosco per il pregevolissimo lavoro di Riccardo Petrella e di tutti i suoi collaboratori intorno al tema dell'acqua. In realtà io qui intervengo come forum dei movimenti per l'acqua bene comune e in particolare poi mi concentrerò anche sulla nostra dimensione provinciale, vista la circostanza anche del Comitato Acqua Bene Comune Bellunese. Il sottotitolo di questo incontro è Per una pratica della partecipazione. E quindi mi pare questo un tema vero e rilevante, se collegato anche a una situazione sostanziale che è il risultato dell'esito referendario, un risultato che per lo più tende ad essere completamente rimosso e anche modificato e negato nella portata politica culturale che ha determinato. Questa seconda audizione si concentra sulla funzione valutativa, mentre la prima era propedeutica e quindi siamo chiamati, su sollecitazione appunto dell'obiettivo di questa audizione, a confrontarci su quelle che sono state nel passato, nell'attualità e in prospettiva le scelte istituzionali, i comportamenti operativi, decisionali e gestionali in materia dell'acqua. Allora riparto un po' dalla considerazione che avevo appena fatto. Se l'acqua è un bene vitale per eccellenza, a titolarità diffusa,
essenziale per la vita di tutti gli organismi viventi, è evidente che anche le forme di gestione e di governo di questo bene non possono che essere completamente diverse e innovative rispetto a quelle consolidate e devono formarsi su forme di democrazia partecipativa e deliberativa, vale a dire che sull'acqua si decide tutti e non possono essere, appunto, come accennato frequentemente anche in interventi che mi hanno preceduto, più o meno da logiche di lobby ben organizzate, di interessi di parte, di concezioni proprietarie del bene acqua. Dico anche questo perché non possiamo sottovalutare che l'esito del referendum nel nostro paese è stato il primo voto a democrazia diretta e universale che si è opposto alle logiche del liberismo che tende a impregnare le scelte e gli orizzonti anche futuri della gestione dei servizi fondamentali delle persone. E questo è un voto molto netto, dove si dice no ai profitti nell'acqua e si dice nell'acqua devono esserci forme di governo e di partecipazione diverse. Ci sono stati subito dei tentativi per rimuovere questo esito, il decreto del 13 agosto del 2011, poi mutuato anche dal governo Monti, iniziato con il governo Berlusconi. C'è stata per fortuna la sentenza della Corte Costituzionale che ha ribadito il significato strategico del referendum. C'è stata l'involuzione che è stata accennata e che non può essere anche questa rimossa della centralizzazione delle decisioni sulla gestione delle tariffe del servizio idrico integrato. E anche qui un sussulto, una reazione più forte, più determinata da parte di tutti i soggetti gestionali dovrebbe essere un passaggio dovuto, visto che di fatto vengono espropriati di una competenza di indirizzo che diviene uno degli elementi fondamentali del senso del governo territoriale. I cittadini, in realtà, che pagano tutto attraverso il full recovery cost nelle loro tariffe, sono completamente esclusi dal controllo e dalla gestione di questi servizi. Anche questa è un'anomalia che va denunciata a tutti gli effetti, comprese le cosiddette società pura totale capitale pubblico in house, dove anche di fatto, siccome essendo società di diritto privatistico, vedono esclusi i cittadini dal controllo di quello che avviene all'interno di quelle società. E quindi dobbiamo evidentemente ovviare a queste anomalie, riavvicinarci a una gestione di soggetti di diritto esclusivamente pubblico. Noi pensiamo alle aziende speciali consortili o altre forme, con la giusta sollecitazione anche di modifiche normative che faceva prima Rosario Lembo, anche altre forme di gestione territoriale di tipo consortile, più partecipate, più controllate dalle comunità locali rispetto a queste strategie. Però la privatizzazione non è solo legata al servizio idrico integrato, che rappresenta poco più di un decimo della gestione del bene acqua. Ci sono altre privatizzazioni che stanno procedendo in modo molto duro, in modo molto concreto, e qui mi rivolgo effettivamente agli usi irrigui e agli usi industriali, che rappresentano la stragrande dimensione del bene acqua, circa l'89% del bilancio complessivo. Allora anche qui dobbiamo dirci delle verità spiacevoli, ma che vanno assunte compiutamente. Il bilancio idrico della Regione Veneto è clamorosamente, drammaticamente deficitario. Questo bisogna dirlo, perché altrimenti rimuoviamo, come si può dire, un elemento di oggettività sulla criticità della nostra situazione, che è importante. Gravemente deficitario vuol dire che mancano circa 2 miliardi di metri cubi, sostanzialmente, per equiparare gli utilizzi consolidati rispetto a quelle che sono le reali disponibilità del bene acqua. E questo dato di deficità aumenterebbe significativamente se si tenessero conto anche le dinamiche negative sui cambiamenti climatici che si stanno consolidando, e quindi se tenessimo anche conto, per esempio, con i dati della maggiore criticità
da questo punto di vista consolidati nell'ultimo decennio e la proiettassimo in avanti, manca un altro 20% in meno di apporti del bene naturale. Di fronte a questa situazione avanza il Cuneo Salino, c'è l'erosione dei litorali, la mancata alimentazione delle falde e delle risorgive, il dissesto, la perdita di biodiversità e tutti i temi che ben conoscete. Perché siamo in questa situazione? Perché per esempio abbiamo delle concessioni storiche sovradimensionate, anche questo dobbiamo dircelo con chiarezza, sovradimensionate perché sono datate dagli anni 50 e 60, e vi inviterei così a capire se può essere assolutamente ancora concepibile che a 50 anni da questa dimensione si continuino a concedere, a vendere sostanzialmente, uso questo termine per provocare un po', acque inesistenti come quelle del Vajonte di Pontesei, e lo si dice anche formalmente su nostra sollecitazione anche in documenti ufficiali della Regione Veneto, articolo 43,10, per il bacino idrografico del Piave l'autorità competente per il rilascio delle concessioni e le derivazioni non deve considerare la disponibilità di 150 milioni di metri cubi di acqua del lago del Vajonta e 9 milioni di metri cubi dell'acqua del lago di Pontesei. Ebbene, lo si dice ufficialmente e non si fa alcunché per evitare che questo ancora non continui ad essere concesso, tant'è che le concessioni irrigue sono da un decennio scadute, non si capisce con quale formula istituzionale vengono prorogate nel tempo, non si mette mano a queste questioni, anzi si lascia che per esempio i consorzi irrigui possano innestare la produzione idroelettrica dentro le concessioni irrigue per fare utili anche da questo punto di vista. Abbiamo sentito le giuste lamentele dei costi per la razionalizzazione degli utilizzi irrigui, della riconversione delle produzioni e quant'altro, però di fatto siamo in questa situazione. Così può accadere poi che vengano completamente e radicalmente svuotati i bacini di montagna nel periodo estivo per far fronte a questa situazione. Vengo brevemente alla parte che poi ci sta particolarmente a cuore, che sta accadendo in questo momento e che ogni giorno perso è un fiume, è una situazione naturale, è un ambiente delle nostre comunità che viene radicalmente compromesso. La prego, la sintesi avrebbe già esaurito i suoi 8 minuti. Sì, allora lo dico in sintesi, poi ci saranno altri interventi a livello territoriale. La Regione Veneto sta continuando a concedere derivazioni per produzione idroelettrica in totale difformità a tutta una serie di direttive europee. Di fronte a questo scandalo noi abbiamo deciso di effettuare un ricorso alla Commissione europea, dove segnaliamo tutti gli elementi di difformità rispetto a queste concessioni, di fronte a un rischio oggettivo di desertificazione della nostra provincia e di colonizzazione per meri interessi speculativi, che non producono quantità di energia idroelettrica significativa, compromettono radicalmente la qualità dei nostri territori senza nessuna ricaduta utile per le nostre comunità. Quindi una situazione veramente drammatica sulla quale poi spero che nel dibattito che si aprirà successivamente si possa approfondire questo tema. Grazie. Ragione ringraziare i consiglieri toscani, il consigliere Violon, il consigliere Finco e ovviamente il Presidente Ruffato per questo tipo di approccio, un approccio diverso, come si diceva prima, ma un approccio sicuramente innovativo che deve servire a far sì che alcune verità, perché le verità non sono in tasca di qualcuno solamente, ma sono di tutti, e tutti debbono concorrere a portare il proprio contributo alla verità. E quindi ringrazio tutti i presenti per il prezioso apporto che vorranno fornire durante questa seconda audizione dell'acqua pubblica, in merito alle problematiche di gestione dell'acqua a livello nazionale e regionale. Ringrazio il professor Petrella, e la sua relazione nasce lo spunto per alcune riflessioni sulla politica europea dell'acqua, direttiva 62.000, strategia europea 2020 e Water Blueprint, sulle sue ripercussioni a livello nazionale e regionale, ma soprattutto per i riflessi che potrebbe avere sull'agricoltura. Proprio la direttiva quadro per le acque prevede la definizione di una politica di tariffe per gli usi idrici finalizzata al risparmio e al recupero di costi a carico dei diversi settori produttivi, incluso l'agricoltura. L'applicazione della direttiva può generare un significativo impatto sul settore agricolo, che è tra i principali utilizzatori dell'acqua.
Ad esempio, solo nel Veneto, la superficie irrigabile, grazie alle reti e alle attività costruttive, supera i 600.000 ettari, 400.000 di soccorso e 200.000 strutturati. Su tutta questa superficie l'acqua viene distribuita attraverso 8.000 km di rete ad uso irriguo esclusivo e 10.000 km di rete promiscua. Partiamo ad analizzare il principio della base della direttiva, che è il recupero del costo dei servizi idrici, regolato da tariffe fissate che coprono tutti i costi della fornitura. In linea con la direttiva, l'Italia dovrebbe assoggettare l'uso irriguo dell'acqua allo stesso sistema del pagamento applicato alle altre attività produttive, basato sulla copertura dei seguenti tre voci di costo. Primo, costo finanziario, che rapporti all'acqua non solo quelli relativi alle attività di gestione e manutenzione ordinaria, alle infrastrutture esistenti e ai nuovi sistemi di investimento, nonché i costi amministrativi, gli altri costi imputabili al servizio e le quote di ammortamento del capitale. Costi ambientali, secondo il principio di chi inquina paga, così da scoraggiare la generazione dei costi ambientali stessi. Costi delle risorse, definiti anche costi e opportunità, che si riferiscono al valore delle opportunità di reddito perse a causa della sottrazione della risorsa idrica per gli altri usi. Proprio l'introduzione del costo opportunità dovrebbe teoricamente servire a stimolare gli agricoltori ad utilizzare la risorsa solo negli impegni che producono i redditi più alti a parità di quantità utilizzata. Poiché l'esistenza del costo opportunità non può prescindere dall'attribuzione di un valore economico alla risorsa idrica, seguire queste indicazioni implicherebbe un sostanziale cambiamento della pratica agronomica, che oltre che un cambiamento di sistema attuali per i consorzi bonifici italiani per definire l'entità dei pagamenti irrigui. È bene sottolineare che l'agricoltura non attinge l'acqua con le medesime modalità degli altri settori, ma attraverso la relazione da parte dei consorzi di bonifica, che hanno una gestione completamente differente rispetto ai servizi idrici integrati per gli usi civili e industriali. I consorzi di bonifica non remunerano un capitale, ma riscuotono i contributi dei consorziati a solo scopo di coprire i costi di gestione, ponendoli a carico della proprietà consorziale che ne traggono un beneficio. Nello specifico, i consorzi di bonifica del Veneto non considerano alcun legame tra la qualità dell'acqua effettivamente utilizzata e la di pagamento, non applicano né un costo per metro cubo né utilizzano i contatori di misurazione. Appare evidente che, conformarsi alla direttiva in ambito agricolo, attraverso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e misurazioni, porterebbe a costi di gestione e a controllo più onerosi, che ricadrebbero interamente sulle aziende agricole. Partendo da questi concetti, ne deriva che l'agricoltura italiana e veneta in particolare si trova di fronte a due alternative. Primo, nel caso dell'aumento dei costi di irrigazione causato dall'introduzione di sistemi di monitoraggio e misurazione, gli agricoltori sarebbero spinti verso colture meno specializzate che richiederebbero scarsa necessità infrastrutturale, ricorrendo se necessario a prelievi idrici individuali tramite pozzi, abusivi spesso. Inoltre, l'aumento del contributo idrico in agricoltura e la contrazione della disponibilità dell'acqua, oltre che causare ulteriore abbandono delle campagne, penalizzerebbe il patrimonio enogastronomico, il famoso Made in Italy. Tale politica di aumento del costo dell'acqua causerebbe serie ripercussioni socio-economiche in termini di diminuzione del reddito complessivo e di perdita di lavoro impiegato in azienda. La tutela della risorsa non può derivare dall'aumento dei costi, fortemente del settore agricolo, ma disponibilità dell'acqua attraverso sistemi di distribuzione efficienti ed efficaci che ne rendono sostenibile l'uso. Sono anche un presidente di un consorzio di bonifica che si chiama, tra parentesi, Piave, di cui io non mi sottraggo alle mie, tra parentesi, responsabilità. Credo sia opportuno dire l'altra faccia della verità, che questa mattina è stata detta o solamente parzialmente detta. Allora, credo che il Consiglio regionale sia lo strumento, sia il luogo in cui tutti, poi sulla questione delle lobby o di portatori di interessi, credo ce ne siano da tutte le parti, quindi più chi più ne ha più ne metta. Io probabilmente appartengo a una, bisognerebbe avere il coraggio di alzare la mano e dire io appartengo ad un'altra, e non è mai successo in questo momento. Credo che il Consiglio regionale dovrà decidere a breve alcune cose importanti. Quindi bene ha fatto il Consiglio regionale su questo tema affrontare questa partita. Però credo sia importante definire alcune considerazioni. Primo, i bacini di montagna sono stati finanziati con i soldi dell'agricoltura per poter garantire l'acqua alla pianura, sbagliando, sarà la storia a dire. Secondo, i consorzi di bonifica questi ultimi anni, credo che il consigliere Vevolon, visto che ci conosciamo da un po' di tempo, lo potrà confermare, sono gli unici che hanno fatto fatti concreti per ridurre i prelievi, sono gli unici che hanno fatto proposte concrete che poi si
infrangono periodicamente su alcune questioni. Ad esempio, siamo stati gli unici a chiedere, e chiediamo da gran forza, l'utilizzo delle cave di pianura come bacini d'accumulo, come risorsa idrica. E abbiamo uno sperimentato. Però ci sono altre lobby, passatemi, che forse sono le stesse dall'altra parte, che ci impediscono di andare avanti su questa strada. Ricordo sempre che il cibo è il futuro per i cittadini emeriti. Dobbiamo capire se la salute la riteniamo cosa importante per questi cittadini o solo la riteniamo importante. Quarto, impegno comune non significa che altri debbano mettere delle risorse per ridurre i prelievi dell'acqua, da piave ad esempio, o da comunque dai fiumi. Tutti, mettiamoci qualcosa. E io sono il primo a dire tutti significa tutte le categorie produttive, non solo gli agricoltori. Perché solo gli agricoltori e non altri? E quindi quando, e qui richiamo ancora una volta il Consiglio regionale del Veneto, dovrà approvare la programmazione futura per nuove fondi di investimento, ne cito alcune, FERS, PSR, azioni ambientali del PSR, POR, FAS, le cito perché evidentemente qualcuno si dimentica che nell'ultima programmazione regionale sui PSR erano esclusi i consorzi di bonifica, esclusi. Allora mi si deve dire con quali risorse poi andiamo a ridurre i prelievi, ciò che comunque i consorzi di bonifica hanno fatto. Quindi credo giusto dare alcune altre verità, perché se si vuole dire le verità si devono accettare anche le verità degli altri. Capisco i motivi, ma stiamo superando i centri. No, due parole e ho finito. Ho sentito parlare di lobby, ripeto. Vediamo se qualcuno vuole dire, anch'io rappresento una lobby. Ho sentito parlare di privatizzazione dell'uso irriguo. A me non sembra. La verità, gli usi consolidati, cioè le vecchie concessioni, beh, io do un dato. E sono storici questi dati, perché la regione li ha in mano. Consumi sono, rispetto alle derivazioni storiche, che qualcuno dice l'acqua che non c'è, ed è vero, l'acqua non c'è. La qualsiasi cosa, se parliamo del Vajont, tant'è che noi preleviamo il 30% in meno di quello che sono gli usi consolidati, ossia le concessioni storiche. Noi deriviamo, dati alla mano, il 30% in meno. Altra considerazione, visto che non siamo dei privati, e qui vorrei dirla, noi non siamo gli enti gestori dell'acqua, siamo un consorzio di bonifica, non siamo dei privati, evidentemente non produciamo utili, e anche su questa cosa è giusto che ce la diciamo, noi non produciamo utili. Grazie. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, e altri l'hanno ripreso, che gli effetti prodotti dei cambiamenti climatici hanno prodotto quel che abbiamo visto qualche settimana fa nel centro Europa, ma che da un po' di tempo, parlo delle inondazioni, ma che da un po' di tempo vediamo pure in Veneto con una cadenza molto più marcata rispetto al recente passato. O cambia modello di sviluppo oppure credo sia complicato, difficile prevedere che questi fenomeni abbiano cadenze molto più lontane. Rischiano di diventare abbastanza rituali. Nonostante i tanti pronunciamenti che abbiamo dai livelli più alti, dall'ONU in giù. Per cui io credo che la prima cosa che dobbiamo fare sia proprio questa, a partire da oggi, a partire dalla volta scorsa, come in qualche misura interrompiamo questa frattura tra il dire e il fare. Credo sia questa è il compito intanto di queste audizioni, ma il problema che riscontro è che tra quanto viene affermato e poi quanto concretamente la legislazione di volta a volta assume non trova riscontro rispetto a quanto si pone nel Paese.
Riprendo alcuni concetti molto rapidi che abbiamo già increato la volta scorsa, ma che anche stamattina sono stati ripresi. Mi serve per sviluppare il ragionamento successivo. Il primo, l'acqua è fonte di vita, senza acqua non c'è vita. Principio posto all'ONU, da quale discende una serie di altre questioni. Diritto all'acqua come diritto umano e universale. Quindi l'acqua non è una merce e non sta sul mercato al pari delle altre merci in concorrenza. Sembrano cose, però se poste così, assunte con questa valenza, mi capite che se dovessimo essere conseguenti non succederebbero le cose che in parte stanno succedendo nel mondo. Guardate, lo sappiamo, sull'acqua si sta giocando una partita terrificante qui sotto di noi, nel bacino, un po' sopra il bacino mediterraneo dove sbocca il Nilo. È ovvio che se si dovesse fare una diga tra in Etiopia, qualche problema per l'Egitto, ci sarebbe una qualche conseguenza, e sappiamo che l'Egitto ha detto attenzione, intervengo con le armi, non è che mi metto a un tavolo a discutere più di tanto se. Ma in altri stati i conflitti tra interessi diversi, tra lobby diverse, ma in quel caso non erano lobby potenti, perché le donne e i contadini indiani dell'Armada si contrapponevano anche lì alla costruzione di una diga che modificava letteralmente l'assetto di quel territorio. Io credo che porre queste questioni non sia una questione di poco conto, averle presenti anche a dimensione regionale, anche a dimensione locale, ti dà l'idea di dove, quale partita si sta giocando. A livello europeo, vedo che mi sta scorrendo rapidissimamente il tempo, il piano, il Water Blueprint, nella sostanza, come è stato ricordato anche nella volta scorsa, ripercorre un pensiero neoliberista. Ha un approccio positivo per quanto riguarda le interconnessioni, le pone tutte quante, dall'uso industriale, dall'uso agricolo, all'uso domestico, però alla fine ne fa diventare una merce ed è l'aspetto prevalente che compare. Quindi a me va bene, va benissimo che collettivamente il Veneto, tra associazioni che rappresentano cittadini, ma dopo dirò qualcosa su questo e non userò più lobby, portiamo a quel livello, quindi da là a qua, lei diceva, ma da qua a là di ritorno, la nostra idea di cosa intendiamo per servizio idrico integrato. Dicevo che è una cultura a livello europeo che risente del pensiero neoliberista, che fa diventare l'acqua merce e scompare il concetto di acqua bene comune, ma soprattutto scompare il ruolo, il concetto di... Guardate, quando si utilizza termini che ai più magari non sono compresi, stakeholders, è un modo come un altro per non chiamare le cose col proprio nome. E lì scompare, perché il cittadino non è uno stakeholder, è un cittadino con i diritti riconosciuti per quanto ci riguarda all'interno della nostra Costituzione. In Italia, su questo è stato chiarissimo, con una velocità impressionante, il professor Lembo. Guardate, il precedente governo sui servizi pubblici locali, non semplicemente sul servizio idrico integrato, andava con una rapidità impressionante verso la privatizzazione di tutti questi servizi. Il referendum e la Corte Costituzionale, voglio essere rapidissimo su questo perché altri sono intervenuti, hanno bloccato quel processo. Ma oggi siamo in una fase di confusione e contraddizione legislativa, perché è del settore, che è una cosa impressionante. Per quanto mi riguarda, sai perché insieme si proponesse un testo unico, assumendo quelle questioni che stiamo ponendo qua, sull'insieme di servizi pubblici locali, che rimetta ordine
su una partita su cui si è creato strane, permettetemi un'espressione un po' pesante, in questi ultimi anni. Cosa pensa la mia organizzazione e più in generale il sindacato generale del paese? C'è una proposta di legge che è stata avanzata di iniziativa popolare, quindi con una certa valenza, che ha sorretto nella sostanza tutta la campagna referendaria. Io inviterei non solo a dare pubblicizzazione a questa proposta di legge, perché contiene in 13 articoli, in maniera sintetica, chiara, comprensibile, come non sono tanti leggi che ultimamente vengono prodotte, l'insieme della riprogrammazione, quantomeno sul sistema idrico integrato, ma in qualche misura, lo riprendo questo casomai alla fine, se ho tempo, da ordine per analogia anche sui servizi pubblici integrati. Aggiungerei, per quanto ci riguarda, ma dentro le schede la trovate, un'autorità regionale per riconnettere su queste partite, su queste questioni, i vari settori dell'agricoltura, l'industria, dell'energia, il territorio. Forse si eviterebbe con questa autorità regionale sul tema acqua le contraddizioni che altri hanno sollevato, in particolare l'amico della Confcommercio, sulle cose contenute nel PTRC. Ve lo dico con molta sincerità, è inutile che stiamo qua a discutere di e se qualcuno ha tempo vada a leggersi il PTRC a partire dall'articolo appunto 38. Ho fatto un calcolo, sono vicentino, di quanti campi vicentini vengono consumati attorno ai caselli autostradali, sono 900 campi, senza considerare ovviamente autostrade, solo quel vincolo, mi capite? E sappiamo cosa sta succedendo all'interno di quei caselli di quelle uscite dei caselli autostradali. Io credo che, allora parlavo prima di coerenza tra dire e fare, il primo punto è questo, parlavo di modello di sviluppo diverso. Oggi, domanda, è più importante, dentro una fase di risorse scarse, a partire dalla montagna, riqualificare il dissesto idrogeologico della montagna, investire da su in giù, oppure è più importante ridefinire un modello veneto di sviluppo che si basa ancora su infrastrutture pesanti, vale a dire le autostrade, l'ho posto in maniera, come si potrebbe dire, abbastanza plateale. Oppure è più importante intervenire sulla riqualificazione delle città, definendole, proponendo le cosiddette città intelligenti o smart city che dir si voglia. Io credo che questa debba essere la scelta di fondo che noi andiamo a fare. Quindi, legislazione, citavo come dovremmo andare. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, continuo a usare questo termine dove ci sta tutto il servizio idrico integrato, credo che la regione del Veneto, mi piacerebbe, qualche giorno fa si è discusso in un altro territorio su queste questioni, in Bassa Padovana, gli è emersa l'ipotesi che a partire dal presidente della giunta regionale del Veneto assuma su questi temi, in tempi abbastanza rapidi, una conferenza sui servizi pubblici locali che lanci a livello nazionale un'idea diversa di come si vuole stare su questa partita. Grazie. Grazie, adesso ho due interventi istituzionali programmati, poi ci sarà spazio, ritengo, anche per alcuni interventi dal pubblico. Ci siamo dati come tempo di scadenza alle ore 13, quindi dovremo starci. Innanzitutto Nicola Ignazio Finco, presidente della quarta commissione del Consiglio regionale del Veneto. Chiedo scusa, ho letto male io. Pardon. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Guardate, questa mattina siamo alla seconda audizione di questo incontro organizzato dal Consiglio regionale e devo purtroppo ammettere che
nazionale per l'ennesima volta. Purtroppo quando si parla di tematiche ambientali la politica è sempre più lontana e distante. Questo lo notiamo perché spesso agli avvenimenti, agli eventi organizzati dalla politica quando si parla di ambiente, la presenza politica è sempre molto ridotta e purtroppo anche oggi lo stiamo vedendo. E forse sarà perché la politica ambientale è ancora considerata una materia poco importante, una materia magari considerata come di secondo livello. Però purtroppo tutto il mondo sta lavorando e sta investendo sull'ambiente e l'Italia su questo sta facendo veramente, veramente poco. Io partecipo spesso a incontri e seminari dove si parla di acqua, si parla di smart city, si parla di green economy, però vedo che siamo sempre una cerchia ristretta che parla di queste tematiche. Questa mattina, grazie anche al dossier che ha redatto il professor Petrella, si sono focalizzate ovviamente le criticità, ma si sono anche proposte delle soluzioni valide e percorribili. Ovviamente il nostro ruolo oggi è quello di ascoltare soprattutto la sala, le idee, le proposte che vengono avanzate, ma al di là della tariffazione, della monetizzazione e i vari interventi che abbiamo sentito, io mi vorrei concentrare soprattutto anche sul rapporto acqua e ambiente, quindi anche sulla qualità dell'acqua, ma soprattutto sul futuro che vogliamo dare all'acqua all'interno della nostra regione e non solo. E prima sono stati fatti dei riferimenti al PTRC, sono stati fatti dei riferimenti anche a uno sviluppo che purtroppo ha visto il Veneto essersi un motore economico in questi anni, ma un tessuto che ha dato molto all'economia, ma ha pensato poco alla tutela di questo territorio. Guardate, io vengo da un territorio che è quello dell'Alto Vicentino, dove ci sono grossi problemi. All'ex PM Galvanica, uno dei siti più inquinati d'Europa, dove si stanno sperimentando delle strategie di bonifica che hanno veramente dei costi impressionanti. E purtroppo nel Veneto abbiamo diversi casi di inquinamento, e però vedo che ancora troppo la politica, non sto facendo riferimento solamente a livello locale, ma anche a livello nazionale, ignora le problematicità del settore acqua. Quindi guardate, questo tipo di incontro ovviamente a me serve, ma a me, ma anche penso qua c'è il collega Reolon, Pitenò, serve a noi per avere degli spunti, per proporre delle soluzioni concrete per la prossima audizione. Ma soprattutto io sono dell'idea che bisogna fare un passo in avanti a livello culturale. Cioè dobbiamo iniziare a trasmettere proprio ai nostri cittadini il rispetto dell'ambiente, ma soprattutto il rispetto dell'acqua come risorsa fondamentale. Perché non è che l'ambiente, non è che l'acqua siano un qualcosa di esterno, sono qualcosa che fanno parte della nostra vita, perché noi siamo una parte dell'ambiente e noi dobbiamo avere anche la coscienza e la mentalità che quando agiamo, quando facciamo delle iniziative, non le facciamo solamente per difendere un qualcosa, ma le facciamo per difendere e tutelare noi stessi, perché facciamo parte di un sistema e ricordiamoci che l'ambiente è esistito anche senza l'uomo, ma l'uomo senza l'ambiente non può esistere. Per quel che riguarda tutto il settore delle energie, prima ho sentito alcuni riferimenti per quel che riguarda le centraline. Guardate, in consiglio regionale c'è stato un grande dibattito su questa tematica, soprattutto il consigliere Reolon si è fatto portavoce soprattutto delle esigenze di questi territori. Però bisogna anche ammettere che spesso noi ci scontriamo con una serie di normative a livello nazionale ed europee che noi, anche se vogliamo tutelare e comunque vogliamo difendere la nostra risorsa, i nostri fiumi e quant'altro, spesso andiamo a contrastare con una serie di normative nazionali ed europee che purtroppo chiedono di liberalizzare questi mercati e quindi, voglio dire, spesso ci troviamo anche in difficoltà nel dover bloccare tutta una serie di autorizzazioni. E tempo fa in consiglio regionale era arrivata anche una proposta di moratoria per quel che riguarda le centraline idroelettriche, però l'anno scorso abbiamo provato a farla per quello che riguarda i campi fotovoltaici, però ovviamente c'è stato un ricorso e lo Stato l'ha avuta vinta anche questa volta. Quindi secondo me noi come regione dobbiamo adottare delle linee, ma secondo me la grande partita si gioca a livello nazionale, perché non è che possiamo pensare della risorsa acqua solamente in Veneto o solamente nel territorio bellunese piuttosto che vicentino, ma qua ci vuole veramente un lavoro di squadra fatto a livello nazionale e soprattutto se
un interesse particolare da parte dello Stato centrale. Grazie, adesso la parola al consigliere regionale Sergio Riulò. Buongiorno a tutti. A me fa molto piacere che il Consiglio regionale abbia promosso questa iniziativa. Lo dico subito a scanso di equivoci, mi farebbe molto più piacere che il Consiglio regionale, la Regione Veneto, adottasse comportamenti coerenti poi con gli sforzi che si fanno. Diceva il consigliere, il vicepresidente Toscani, che si cerca di arrivare a un documento condiviso. Il problema è che bisognerebbe agire in modo tale da consentire che quando arriveremo al documento condiviso i buoi non siano già scappati, come si suol dire. Dico subito che io qui parlo per seguire quello che ha chiesto Giuseppe Romano, diciamo tutti di che lobby siamo, io faccio parte della lobby dei diritti dei fiumi, ecco, così anch'io faccio parte di una lobby. Non ho interessi economici personali né di parte, penso di tentare di rappresentare questo. Allora, per questo motivo io dico che bisognerebbe, quando si parla di acqua, bisognerebbe cominciare a cambiare il paradigma con cui ci approcciamo a questo problema. Bisogna passare dal paradigma dello sfruttamento a quello della tutela. Se non c'è questo cambio culturale di civiltà, noi continueremo a avere un conflitto di interessi. Per l'acqua si combattono guerre, vediamo cosa sta succedendo in Mesopotamia, e per l'acqua però si combattono anche conflitti economici molto ma molto ravvicinati. Romano prima appunto ha parlato quello dell'agricoltura, c'è cioè quello dell'industria idroelettrica e c'è ovviamente, ci sono anche i diritti del territorio. Allora io credo, proprio per questo motivo, riferendomi alla introduzione del professor Petrella, che era molto precisa e che condivido, ma io cambierei l'ordine delle cose, cioè l'agenda 1 secondo me non è un'agenda, l'agenda 1 è il contenitore di tutto. L'ambiente deve essere l'elemento, il cuore centrale, e il resto va parametrato su questo, perché il primo punto è che ci deve essere acqua, cioè il primo punto è la disponibilità e il secondo la qualità del bene. Se non c'è disponibilità e qualità del bene, discutiamo di niente. E soprattutto va visto la disponibilità e la qualità del bene nella sua interrelazione con il territorio, perché l'acqua attraversa, passa territori, interagisce, li influenza, ne è influenzata, eccetera eccetera. Allora, mentre sono d'accordissimo su tutto il discorso dell'agenda 3, quindi non mi soffermo su questo, mi soffermo sulla 1 e dico poi una cosa sulla 4 per cercare di stare nei tempi. Allora, ripeto, vorrei che facessimo anche scelte coerenti. Io sono consigliere regionale, però la vedo in maniera molto diversa dalla maggioranza del consiglio regionale. Noi negli anni 90 abbiamo fatto un convegno, organizzato un convegno, ero assessore alla tutela delle acque della provincia di Belluno, che appunto aveva istituito un assessorato denominato tutela delle acque, e abbiamo fatto un convegno dal titolo Ridiamo acqua ai nostri fiumi. Bene, dopo 17-18 anni da quel convegno, noi siamo di fronte in realtà all'assalto alla risorsa residua. Ricordo sempre che il 90% dell'acqua del bacino del Piave non scorre nel letto del Piave, scorre in gallerie, tubature, eccetera, eccetera, eccetera. Ora non riprendo tutto il discorso sul bilancio idrico che ha già fatto Walter Bonan e che condivido, però con una ulteriore osservazione. Non mancano solo i 150 milioni del Vajont e i 9 milioni del Pontesei, mancano anche il 30% di milioni dovuti all'interramento. Quindi oggi, rispetto a 290 milioni di risorse che dovrebbero essere accumulati, ce ne sono disponibili all'uso circa 90, quindi bisogna, insomma, fare i conti, ma adesso non fermo su questo. Io
Dico solo che siamo di fronte all'assalto alle risorse residue, e cioè alla diligenza, per un fortissimo interesse economico di carattere privatistico. Comunque chiunque lo faccia è privatistico, perché non è vero che c'è un interesse generale. Mi si dice che se si fa idroelettrico non ci sono emissioni di anidride carbonica, ma ci rendiamo conto che l'Enel tiene ferme le turbine delle centrali idroelettriche perché le conviene comprarlo alle borsa? Allora noi facciamo impianti che tutti insieme daranno una produzione pari allo 0,4% in più rispetto all'idroelettrico esistente in Italia, ma l'Enel tiene ferme le sue turbine, quindi non si riesce a capire dov'è la logica di tutto questo. Ecco, di fronte a questo assalto, la regione e la provincia di Belluno, qui manca un interlocutore che è la provincia di Belluno, ed è gravissimo perché la provincia di Belluno ha le funzioni di governo del demanio idrico e le concessioni alle derivazioni le rilascia la provincia di Belluno, che sta agendo in maniera vergognosa. In maniera vergognosa, tanto come la regione, per capirci. E cosa intendo dire? Perché non c'è né conoscenza né valutazione sugli effetti, questo è il problema. Allora la regione Veneto dice Finco, noi non possiamo fare. Allora io dico all'amico Finco, che so che crede in una politica ambientale, ma dico all'amico Finco, perché la regione allora non ha fatto ciò che dice la direttiva europea? La direttiva europea dice che entro il 2006 avremmo dovuto fare la classificazione dei fiumi. Poi la direttiva europea dice che entro il 2009 avremmo dovuto fare i programmi per riportare i fiumi allo stato buono entro il 2015. Siccome non si fa, si va al 2027, è come la Trazina, no? Poi la direttiva europea dice che entro il 2012 avremmo dovuto attuare quei programmi per portare allo stato buono. Niente di tutto questo è stato fatto. Noi non sappiamo qual è lo stato dei nostri fiumi, non abbiamo la classificazione, non sappiamo qual è la portata dei nostri fiumi. Quindi quando si rilascia una concessione di derivazione, noi abbiamo un'unica certezza, che lo stato di quel fiume peggiorerà. Non sappiamo di quanto, perché non abbiamo i dati, ma sappiamo per certo che peggiorerà. Allora io chiedo al Consiglio regionale, amico Finco, mi dispiace che non ci sia l'assessore Conte, non c'è l'assessore Manzato, eccetera, eccetera, ma io chiedo allora, vedete, fino a quando noi non abbiamo la classificazione dei fiumi, la conoscenza sullo stato dei fiumi e quindi la conoscenza sugli effetti che produrrà quella derivazione a scopo idroelettrico, irriguo, eccetera, nessuna concessione deve più essere data fino a quando non abbiamo questo. Questa è la prima cosa che secondo me va fatta. Esclusi gli usi potabili, escluse le derivazioni per uso potabile, fino a quando non abbiamo la classificazione, la conoscenza e un sistema di monitoraggio in continuo, secondo per secondo, non si rilascia più nessuna autorizzazione. Questa è una politica seria. Quindi dopo ci concentriamo a scrivere i documenti, perché altrimenti scritto a ottobre la vicenda delle centraline sarà finita. La vicenda delle centraline a ottobre sarà finita, noi potremo dire quello che vogliamo e il dramma, il disastro ambientale sarà già stato consumato. Ecco, allora questo è un provvedimento immediato che va fatto, perché vedete, e finisco, l'ho detto anche in consiglio, rapportato anche in consiglio regionale, Keynes nel 1936, e Keynes è un economista, non un fanatico ambientalista, diceva: la visione rappresentata dall'ideale utilitaristico ed economico, si potrebbe dire finanziario, quindi la monetarizzazione di cui parlava Petrella, come l'unico rispettabile proposito della comunità nel suo complesso, è la più orrida eresia che abbia mai raggiunto l'orecchio di un popolo civile. Noi stiamo compiendo un'orrida eresia. Quindi finché siamo in tempo cerchiamo di fermarci. Grazie. Io questa seconda audizione mi pare che ricominci a mettere a fuoco molte delle questioni che stanno sul tappeto e che prima o poi dobbiamo assolutamente affrontare. Il dossier
il secondo dossier che mi sono letto, devo dire, insomma, fornisce, al di là delle interpretazioni, su cui magari ovviamente, come ho sentito da alcuni interventi, si può dissentire su alcune analisi, alcune soluzioni, ma mi pare dia un quadro assolutamente lineare di quella che è la situazione nazionale, oggettiva, anzi addirittura proprio, e dei rapporti, entra nel merito dei rapporti su cosa possiamo fare noi politica, noi istituzione Veneto, nel rapporto appunto di un quadro europeo da un lato, nazionale, e nel rapporto poi soprattutto con l'altra, e questa ovviamente è una chiave a cui io tengo molto, è che alla fine appunto il dossier addirittura parla di una costruzione di una pedagogia dell'acqua, no? Cioè un tentativo insomma di uscirne, che non è solo una questione così molto così astratta. La pedagogia dell'acqua, così come l'ho capito, è quello di puntare molto sulla partecipazione, quella di costruire dal basso con le comunità locali, i cittadini, una consapevolezza che questo bene è un bene, sì, che qualcuno ha in questi anni mercificato, che qualcuno continua a mercificare, che qualcuno ci propone degli utilizzi che possono essere da quelli delle energie rinnovabili piuttosto che ad altre utilizzazioni, però o ritorniamo a ridare un senso a cos'è l'acqua e a cosa questa rappresenta per il mondo, il pianeta e per l'essere umano, o difficilmente ne usciamo. Forse possiamo fare una buona legge, che è meglio che farne una cattiva, sicuramente, però il concetto che io vedo è proprio qui, insomma, che dovremmo sforzarci tutti. Il dossier mette questo come prospettiva verso la terza audizione, che dovrebbe in qualche maniera provare a darci anche un'agenda di lavoro, penso, no? Ed evidenzia, insomma, quello che anche per venire al Veneto, insomma, le grandi contraddizioni che ci sono anche nel Veneto. Da un lato si scrive chiaramente che non si è trovato, forse dicono addirittura in Europa, nessuna legislazione che mette proprio fissa che l'acqua è un bene universale, che è un diritto universale. Dice che la nostra legge dell'aprile scorso, che discende poi dall'aver messo questo concetto nello statuto regionale, e quindi anche questo penso sia una delle poche regioni che abbiano questo nello statuto, questo è un fatto eccezionale, cioè un fatto che ci fa avvicinare appunto a quelle che sono il riconoscimento dell'ONU attorno a questo principio appunto dell'acqua bene universale. Dopodiché gli articoli dopo si parla di prezzo, si parla di accessibilità, e vabbè, allora lì ritorniamo con i piedi per terra. E ovviamente torniamo con il fatto che c'è un concetto da superare, appunto, ed proprio un rapporto, un approccio, diceva bene il collega Reun, proprio è un paradigma diverso, occorre cambiarlo se vogliamo veramente trovare gli aspetti positivi. E poi l'azione quotidiana che abbiamo, non è vero che non si potrebbe fare niente di meglio di quello che abbiamo, perché è vero anche che l'Europa molto spesso, i governi nazionali, si appellano all'Europa dicendo un sacco di frottole. Abbiamo visto quella sui servizi pubblici, appunto, ci hanno raccontato fino a ieri che è l'Europa che ce le impone, quando sappiamo benissimo che potevamo fare le nostre leggi nazionali come Stato membro. Dall'altra però è anche vero che l'Europa dà una fortissima, un'Europa super liberista, quindi non può far altro che fa questo, dà dell'incipit, delle volte sono normative, delle volte sono direttive, delle volte sono quadri generali a cui danno un quadro ideologico di riferimento, culturale, se qualcuno vuole usare questa parola, di riferimento, per cui molti ci si adegua, e quindi quando l'acqua deve diventare monetarizzare tutto, uno si adegua, magari non è prescrittivo per alcune volte, però delle volte uno dice vabbè, tanto meglio stare per come vuole l'Europa, insomma, no? E quindi c'è un adagiarsi in questa direzione. E quindi noi abbiamo seguito questa questione, ma insomma il Veneto potrebbe fare qualcosa in più. Cioè è una regione che ha una potenzialità proprio anche su questa risorsa importante, c'ha un attivismo dal basso di comunità molto importante, è una di quelle regioni dove ancora resistono alcune gestioni dell'acqua appunto delle amministrazioni locali, seppur oggi sempre più in difficoltà, dove si potrebbe provare a costruire un qualcosa di diverso dal quadro attuale. Però c'è anche da dire che la regione Veneto fa fatica a seguire queste cose. C'è un quadretto, faccio questo esempio per chiudere, c'è un riquadro che parla delle acque imbottigliate a un certo punto nel dossier. Molti di noi hanno vissuto questa battaglia di anni e anni in Consiglio regionale sulla vicenda dell'acqua, che non era tanto la questione quanto ci possiamo ricavare economicamente dall'utilizzo delle falde sotterranee di chi imbottiglia acqua minerale o derivati.
ma era tanto il quadro ambientale, cioè dire, è vero che consentire lo sfruttamento, l'emungimento di miliardi di litri all'anno non succede niente? E accanto a questo invece c'è il peggioramento dello stato dell'acqua? Perché fino a ieri l'industria e le cose che diceva Finco, la galvanica, adesso si fanno le autostrade con gli scarti di fonderia sotto, Si fanno le autostrade, stanno facendo in Veneto le autostrade, questo l'ha fatto la magistratura, quindi con sotto gli scarti delle fonderie che altrimenti costerebbe smaltirle. Quindi quella roba lì finisce nelle falde prima o poi oppure no? Chi se ne sta preoccupando di questa vicenda così allargata, così ormai diffusa di quarte corsie o di intere autostrade nel Veneto, nel Vicentino dove c'è anche la falda, no? Mi pare in un certo livello, e quindi impunemente si mettono sotto le autostrade queste porcherie. Ma tornando all'emungimento, il qua era sul quadro ambientale che più ci preoccupava molti di noi, non era tanto su quanto ricavavamo, anche se su quanto ricavavamo, ragazzi, cioè insomma c'è da dire due cose. Il Veneto poi è stata l'unica regione in Italia che ha saputo avanzare su questo e mettere anche una, diciamo così, una tassa almeno un po' più equa dello zero che era prima e che è ancora in molte regioni d'Italia. Però, per esempio, non si ferma lì perché adesso c'è la crisi economica e quindi, siccome c'è la crisi economica, bisogna consentire alle aziende di imbottigliamento, che sono delle multinazionali potentissime, altro che gli agricoltori, sono delle aziende che hanno dei profitti tuttora altissimi, gli si è dovuto intervenire per ridurre del 50% perché poveracci altrimenti licenziano. Bene, allora vi porto questo caso di una piccola azienda multinazionale che si chiama Coca-Cola. La Coca-Cola HBC Italia ha il più grosso stabilimento in Italia a Nogara di Verona, no? Pochi chilometri da Verona. Lì la giunta regionale nel agosto 2009 e poi nel febbraio del 2012 ha fatto due delibere in cui assegna la possibilità di emungere a tre pozzi in falde sotterranee per usi industriali, potabili, igienico, eccetera, eccetera. Una portata media di 32 litri al secondo fino a un massimo di 60. Emunge 976.300 metri cubi all'anno. Sapete quanto paga la regione di questi qua? 9.500 euro all'anno. Poi nella ultima delibera gli è stato concesso anche un ulteriore pozzo. Di altri, questi qua sono 390.000 metri cubi all'anno e paga altri 3.800. Quindi in totale la Coca-Cola Italia, che è una piccolissima azienda multinazionale che ha pochi profitti, paga alla Regione Veneto 13.400 euro all'anno per appunto 1,27, diciamo 1,2 miliardi di litri d'acqua all'anno. Un cittadino, abbiamo scoperto questa cosa, perché? Perché non è, le comune di Nogara, ma quella concessione non risulta, è una cosa a parte, non è fuori da quelle delle acque minerali, c'è un accordo diretto, tra il Veneto e la Coca-Cola. E un cittadino delle acque veronesi, che è lì in zona, in Nogara, quanto pagherebbe se dovesse usare 1,2 miliardi di acqua? Dovrebbe pagare 597.000 euro, cioè circa 50 volte in più della Coca-Cola. Poi dice, ma questi producono occupazione. Beh, però questo dovete sapere anche voi, che la Coca-Cola ha dichiarato in Italia un esubero di 300 e passa persone, no? Di cui una settantina nella logistica. E vi consiglio di andare a vedere negli atti anche della stampa locale i contenziosi che ci sono a Nogara, nel magazzino logistico, dove hanno già cambiato in 3 anni 3 cooperative sociali, di vario genere, insomma, eccetera. Adesso l'ultima è quella a cui la Coca-Cola ha affidato tutta Italia l'impianto di magazzinaggio, e questi addirittura sono accusati, i gestori di questa cooperativa, di caporalato, perché volevano ad alcuni casi 1.000 euro per poter essere assunti a lavorare nel scaricare i bilici delle bottiglie di Coca-Cola. Ecco, cioè, vuol dire, questa è una grande contraddizione. Possiamo affrontarla in un quadro ambientale, se volete, perché credo che i miliardi di litri di acqua che vengono emunti, da cui poi si ricava, c'è la formula magica per fare la Coca-Cola, no? Segreta che non si sa, però io credo che la formula magica sia anche la tanta acqua che usano, perché senza quell'acqua la formula magica non credo ci farebbero niente. Ecco, questi miliardi di litri che emungono dal Veneto, no? Possiamo provare a ragionare assieme agli altri? È un esempio, insomma, di come manca
assolutamente un approccio di cultura politica al bene universale, come invece appunto siamo spesso giustifichiamo, perché giustamente bisogna cementificare, bisogna fare un centro commerciale, bisogna fare mille altre cose, una derivazione bisogna farla, perché sennò le centraline per l'uno di cui il collega Reolon, io firmo tutte le sue proposte su Belluno, ci mancherebbe, da prima anche che, però voglio dire, quando la provincia di Belluno non è in grado di governarsi, io mi pongo un problema, cioè l'autonomia di Belluno, che c'è in capo un funzionario dello Stato che non sa neanche da che parte cominciare e che è sempre dalla parte comunque di chi è più forte, cioè qui c'è un problema di democrazia assolutamente da affrontare. Buongiorno, mi chiamo Lucia Ruffato, sono presidente del Comitato Acqua Bene Comune di Belluno. E volevo riprendere, visto che ho l'occasione ghiotta qua, che c'è un po' di gente che ci ascolta, la questione degli impianti idroelettrici, che per noi sono in questo momento un problema gravissimo, come ha già sottolineato Sergio Reolon. Allora, senza tornare a ridire le stesse cose che ha detto lui, io volevo però fermarmi un attimo su due cose. Una che ha detto Matteo Toscani stamattina, che ha detto che il Piave unisce le Dolomiti a Venezia. No? Beh, unisce le Dolomiti a Venezia e unisce anche due patrimoni dell'umanità, che sono le Dolomiti, che sono Venezia. E un'altra cosa, quindi, insomma, che diciamo su questa vicenda degli impianti idroelettrici, tutta questa questione anche di valenza ambientale non viene assolutamente presa in considerazione. E l'altra cosa che ha detto l'assessore Finco, ecco, è questa, no? Ha detto che la regione, insomma, in qualche modo è condizionata dall'Europa e quindi tutta questa vicenda non avrebbe potuto fare niente. Allora io quello che vorrei ribadire è questo, che la regione Veneto intanto non ha fatto mai neanche un piano energetico che possa stabilire che questi impianti idroelettrici, che da noi in provincia sono numero approvabili e saranno approvati 100, cioè 100 su 100 torrenti, che diciamo, ho perso il filo, allora, che è l'Europa che ci obbliga a fare questa cosa. La regione Veneto è arrivata a questo punto senza aver fatto neanche un piano energetico, che avrebbe dimostrato, e questo sarebbe bello poterne discutere anche, diciamo, fra chi comanda, chi dirige, chi decide e chi in qualche modo si batte per cercare di mantenere un ambiente decente, che non avranno un contributo energetico assolutamente rilevante. Io vi do un numero: 18.000 megawatt di idroelettrico installati in Italia, se faranno tutte le 100 impianti di mini idroelettrico di Belluno, arriveremo a aumentare da 18.000 a 18.040 megawatt installati, cioè una cosa irrisoria, ma questo non è che se l'ha inventato il comitato, lo dice la regione nei suoi stessi incartamenti, che dice: gli impianti mini idroelettrici sono l'85% di numero e fanno il 5% della potenza installata. Quindi ve lo dico in un altro modo: il sistema Enel, che sfrutta il 90% del Piave, con 100 prese e 200 km di condotte fa 600 MW, con questi nuovi impianti mini idroelettrici faremo 100 prese, 200 km di condotte e andremo a installare circa 35 MW. Quindi queste sono le proporzioni su cui sarebbe bello confrontarsi. Voglio solo dire un'altra cosa: il comitato aveva proposto una moratoria, che voi dite non era possibile, 9.000 firme raccolte sono rimaste nel cassetto della regione. E vi chiediamo per esempio cosa pensate di fare con il ripristino della Valle del Miss, nel senso che il Miss è un impianto autorizzato in modo illegittimo e che la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo e che sono già passati i tempi per l'obbligo di rimetterlo in pristino. Vorremmo sapere cosa intende fare la regione, se ci lascerà questa specie di sarcofago deprimente, oppure se viene risistemato, anche perché Valsabbia, nelle sue che è la società che ha costruito l'impianto, nei suoi atti interni dice: non preoccupatevi che entro 12-18 mesi la questione del MIS la risolveremo. Allora, cioè, vogliamo vedere se la questione del MIS la risolviamo noi, cioè abitanti della Val Belluna, o se la risolve Valsabbia con qualche, come si dice, abbiamo visto stamattina, le cose escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Ripeto, come ho detto prima, che noi abbiamo presentato un ricorso europeo contro queste autorizzazioni. E un'altra cosa che ci tengo a precisare è questo: la Regione Veneto, la direttiva europea del 2000,
sull'acqua, siamo nel 2013, in Regione Veneto non sono riusciti a fare neanche una classificazione decente dei nostri corpi idrici, per cui i corpi idrici sono mal individuati, mal classificati, non abbiamo paradossalmente qua neanche un corpo idrico di stato elevato, dove, che è una cosa impensabile, perché se non c'è un corpo idrico di stato elevato in provincia di Belluno, dove non c'è niente sopra, nessun impatto, non si capisce dove questo possa essere. Quindi su questo, diciamo, ritardo grave, e noi vogliamo dire, speriamo, pensiamo anche forse deliberato, a questo punto si possono autorizzare tutti questi impianti idroelettrici in zone spesso bellissime, spesso patrimonio dell'umanità, spesso zone Natura 2000, la nostra provincia è per il 60% zona Natura 2000. Noi crediamo che tutto questo sia una gravissima inadempienza, con queste conseguenze speriamo che questo ricorso europeo che abbiamo presentato porti a individuare delle responsabilità, non solo politiche, anche individuali, di questa cosa qua. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. E a proposito di coerenza tra teoria e prassi, volevo ricordare, perché la questione è passata un po' sotto silenzio oggi, benché si sia parlato ovviamente di ripubblicizzazione del servizio idrico, di fuoriuscita dell'acqua dalle logiche di mercato e di profitto, ebbene c'è un secondo quesito referendario che ha cancellato dall'articolo 154 del decreto legislativo 152 del 2006 il riferimento normativo al criterio dell'adeguata regolazione del capitale investito. Ebbene, che praticamente per legge, in base al decreto ministeriale del 96, garantiva ai gestori il 7% degli investimenti programmati nel piano d'ambito, programmati. Ebbene, questo risultato referendario era uno strumento che, coniugato con il primo quesito, appunto percorreva la strada della ripubblicizzazione, ovvero sia, se tolgo il profitto al gestore, quasi sempre una SPA, che sia poi, parentesi, a totale capitale pubblico o a capitale o misto, privato, pubblico, non importa, ma comunque se tolgo il profitto, tolgo la ragion d'essere di una gestione privatistica dell'acqua. Ebbene, sono trascorsi 2 anni da quel grande, straordinario risultato referendario e il secondo quesito è rimasta lettera morta. Nessun gestore, nessun atto ha imposto mai ai gestori di eliminare quella quota tariffaria, ok? E questo, fra l'altro, i gestori, come a Cegas APS a Padova, di fronte agli utenti cittadini che in base al secondo quesito hanno, sulla scorta certo del Forum Italiano del Movimento dell'Acqua che aveva lanciato la campagna di obbedienza civile, vale a dire, se non togliete voi il 7%, che guardate bene ha una ricaduta in bolletta poi in una percentuale molto più alta, quella remunerazione, ebbene ha iniziato la campagna di obbedienza civile, vale a dire l'autoriduzione delle bollette, se non ci togliete voi il profitto, ce lo togliamo noi con la nostra azione, autoriducendoci la bolletta dell'acqua per quella percentuale, ebbene di fronte a questa molti gestori hanno mandato lettere intimidatorie agli utenti perché loro stavano applicando la legge. Questa è la politica che si vuole combattere. E di fronte a tutto questo nessuno ha mosso un dito. Non solo. A Padova si è consumata un'altra operazione, che è stata la fusione di anche questa in controtendenza rispetto al risultato referendario, la fusione per incorporazione di Acegas APS nella
multiutility emiliana era, anch'essa come Acegas quotata in borsa. Ebbene, di fronte, ecco, lo volevo questo ricordare all'amico sindacalista, coerenza fra teoria e prassi. Bene, quando furono, operazione fra l'altro premetto consumata in 3 mesi, tenendo all'oscuro la cittadinanza di quanto si stava perpetrando, perché è chiaro che quella operazione andava contro il risultato referendario, l'ho detto, lo ripeto, perché andava altro che ripubblicizzazione, stringo sì e chiudo, bene, i sindacalisti, il sindacato, la triade sindacale, chiamata in commissione consiliare per sentire il proprio parere su questa operazione, beh, si è pronunciata a favore perché manteneva l'occupazione. Signori, è la vecchia logica, in base all'occupazione per il sindacato, in base al profitto per le aziende, va bene, qui si continuano a perpetrare degli scempi. E ancora una volta questa vicenda dell'acqua dimostra essenzialmente questo. Grazie. Grazie. Beh, intanto devo giustificare Dario Bon che mi aveva chiesto di farlo e mi ero dimenticato prima, quindi assolvo a questo impegno. Certamente non avrebbe detto quello che ho detto io, ma questa è un'altra questione. No, io volevo riprendere un attimo la questione della governance, che avevo detto che mi sarei soffermato un attimo. Ecco qua, l'ingegner Del Paos direbbe che serve un dittatore dell'acqua, no? Un dittatore. Ecco, io su questo, mentre sono d'accordo con lui su tutte le altre cose, su questo non la penso come lui, ma capisco perché lui lo dice, cioè il problema è questo. Io lo dice perché la politica non è in grado di decidere. E noi abbiamo sentito anche questa mattina, è colpa dell'Europa, l'Italia non ci lascia, eccetera, eccetera, e qua nessuno fa la sua parte. Allora, veramente, ed è il problema della democrazia rappresentativa, allora questo sistema degli stakeholders, eccetera, eccetera, cioè un sistema partecipato, non deve diventare un altro alibi. È importantissimo, è giustissimo, ma allora ritorno su quello che dicevo prima, il primo elemento perché la gente possa partecipare a decidere è la conoscenza. Tutti devono avere gli stessi elementi di conoscenza, altrimenti non è possibile decidere. Secondo, bisogna decidere e non solo discutere. Ad esempio sull'acqua, io dico, parlo sempre dell'aspetto più legato all'utilizzo, allo sfruttamento, abbiamo tutti i dati, la tecnica, i tecnici ci hanno detto tutto, basterebbe decidere. Ma non si decide su nulla, né sulle scelte legate al problema della sicurezza del territorio, né sui problemi appunto destinati all'uso sostenibile delle acque. Quindi ben venga lo stimolo, l'impegno a allargare la partecipazione, a coinvolgere tutti i soggetti, ma poi spetta alla politica la capacità di decidere. Questo è il punto. I luoghi della democrazia ci sono, che i luoghi della democrazia facciano il loro dovere. Grazie Petano. Ma io penso molto, molto simile a quello del collega Ario Lun. Tanto è vero che anche dal dossier esce questa centralità, diciamo, del paradigma della sostenibilità, così viene chiamato, quello appunto dell'agenda ambientale, dell'agenda, diciamo, dello sviluppo economico sostenibile, della crescita economica sostenibile. Cioè se non si parte da qua è difficile, poi tutto il resto sono qualcosa che viene ideologicamente in maniera molto rigida imposta da regole oggi imperanti. E però non si può sostituire questa visione con una visione temperata delle strutture fin qui viste. Cioè non è che si può sostituire la monetarizzazione con qualcosa di più soft della monetarizzazione. Secondo me occorre perseguire proprio un cambio davvero di questo aspetto. Qui è la svolta. La svolta viene sicuramente nell'assicurare
un sistema politico che governi queste cose, che sia in grado di prendere decisioni. Non è un problema di oggi, perché sulla vicenda dell'acqua penso che quando abbiamo discusso di quello che bisognava fare in Veneto si deve ricordare le cose scritte 30-40 anni fa, quindi 40 anni fa, quindi esattamente, quindi insomma in 40 anni non si è deciso, ma non si è deciso, io penso, e la vicenda del Vajont è lì a testimoniare così come tante altre, non si è deciso in nome di uno sviluppo economico di un certo tipo e una visione di quello sviluppo di un certo tipo, non si è deciso così perché hanno sbagliato dei tecnici, si è deciso di perseguire una certa direzione e si continua a perseguire quella direzione. Cosa si può fare? Io credo che adesso bisogna sul serio che la politica, le istituzioni abbiano il coraggio, siccome anche le istituzioni e la politica deve rifondarsi con sotto nuovi principi e valori e metodi, insomma, io credo che occorre veramente dare, non è uno slogan, ma dare veramente corso alla, diciamo così, alla democrazia partecipativa. È morta perfino la democrazia rappresentativa o comunque sta malissimo, adesso non so, mi pare che i rappresentanti di cittadini non prima o dopo tornate grilline, un dato, non è che siano cambiati, che oggi vediamo che ci sono, che c'è dalla parte del cittadino qualcosa di diverso, cioè occorre proprio ripensare a un nuovo modo di partecipazione. Ecco che allora l'acqua forse è la cosa più importante che ci fa capire questa, su quella che è più facile poter muovere le cose. L'esito del referendum riesce a segnalarci questo e credo che fra l'altro alcune leggi che abbiamo fatto, compresa quella ultima di aprile 2012, nel ruolo nei consigli di bacino anche dei cittadini dovrebbe essere ancora di più valorizzato, quindi proprio dare voce, davvero non solo consultazione ma anche protagonismo effettivo della gente dove si governa appunto questi processi. Finco. Sì, allora, ho seguito i vari interventi, sembra che comunque siamo di fronte a una classe politica che se ne frega totalmente della risorsa acqua, che non ha a cuore un bene così importante, però secondo me bisogna che facciamo sempre molta attenzione quando parliamo, perché soprattutto nel penultimo intervento, quando si è parlato che c'è ancora un'idea novecentesca per far fronte al problema e alla necessità dell'acqua, dico che questa qua è una cavolata, perché comunque magari in provincia di Belluno non ci sono i consorzi di bonifica, ma nel resto del Veneto i consorzi di bonifica stanno facendo enormi e grandissime opere proprio per il risparmio dell'acqua, per la tutela delle falde, e quindi un processo già avviato da diversi anni in collaborazione con questi enti, i risultati li abbiamo visti. Due, queste audizioni le ha volute la Regione, grazie anche ovviamente al Monastero che ci ha chiesto di collaborare assieme. Queste sono delle audizioni che costano, hanno dei costi e noi le vogliamo fare proprio per poter decidere in modo diverso. Lo facciamo questo tipo di incontro perché vogliamo apprendere un qualcosa in più che può servire a noi decisori locali per decidere cosa fare e cosa inserire all'interno dei nostri provvedimenti. Altrimenti, cioè, se dobbiamo venire qua fare una specie di arena dove da una parte ci stanno i buoni e dall'altra parte ci stanno i cattivi, beh ragazzi, da questa maniera non andiamo veramente da nessuna parte. Per quel che riguarda la classificazione dei fiumi, questo è un processo lungo che necessita di 3 anni di analisi e di lavoro. La Regione sta già lavorando, alcuni dati già ce li ha, e nella valutazione dell'incidenza delle centraline già sta tenendo in considerazione dei dati che attualmente ha. Allora, in attesa che lo studio venga fatto, bloccate le richieste, perché una volta che le richieste vengono fatte e lo studio arriva dopo 2 anni, quello studio lo può prendere e gestinare, giusto? Allora mi pare che la proposta del consigliere Leolon dovrebbe essere fatta a brevissimo, non fra 3 anni. Allora, ci sono 9.000 firme depositate, le avete lì nei vostri cassetti. Perché visto che la politica serve a dare risposte, allora noi vogliamo delle risposte, e se lei si arrabbia perché qualcuno le fa una critica, non è una questione di arrabbiarsi, ho detto che questi incontri è fatto perché qualcuno non l'ha criticata, non è questione di essere buoni o cattivi, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, mi pare. Allora non ho detto questo, poi se lei vuole interpretare a modo suo faccia pure le sue considerazioni. Noi abbiamo fatto ricorso in Europa proprio perché la politica non esiste nel Veneto e in provincia di Belluno in particolare. Faccio un esempio molto concreto, c'è stata però adesso se no, non la finiamo più molto concreto, della regione Veneto c'è stata una settimana fa sul Torrente Sarzana un sopralluogo di 2 imprese concorrenti per una centrale idroelettrica. 100 abitanti di quella valle hanno preso un giorno di ferie, sono andati a fare il sopralluogo, mancavano tutti i responsabili degli uffici competenti della regione Veneto. Questa è la situazione in cui ci troviamo, dovete
tirar fuori la testa dalla sabbia. Questo è il problema, perché le normative che ci sono, come quella europea, la state eludendo volontariamente. Questa è la situazione. Adesso però calmiamoci, perché sennò lo spirito era quello del confronto, però proprio alla fine, insomma.